principio e fine sei, principio e fine sei. A lodare con un altro canto, sai che il canto piace allo Spirito Santo. Quando noi lo lodiamo col cuore, attiriamo la sua presenza su di noi, perché le parole che esprimiamo col cuore, egli si ci attacca, li ravviva, li fa esplodere in un modo speciale dentro di noi. E mentre noi li proclamiamo, producono benessere nella nostra vita, nel nostro cuore, perché sono alimentate dallo Spirito Santo. E il vento, l'energizzazione, è come dire per la parte umana l'ossigeno che mette lo Spirito Santo nella nostra respirazione spirituale, ci fa sentire la freschezza e l'unzione della sua presenza. Cantiamo un altro canto, numero 792. Canta insieme con noi, canteremo due o tre cantici, pregheremo il Signore e poi ascolteremo gli insegnamenti che ci sono nella parola di Dio attraverso il fratello pastore Maggia, e vogliamo pregare per lui che lo Spirito Santo lo usi per ammaestramenti speciali, perché il popolo di Dio ha bisogno di essere ammaestrato sulle cose fondamentali che servono per un cammino unito al Signore sotto la guida, l'unzione e la conoscenza delle cose di Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Canta insieme con noi, non ti fermare, lodiamolo. Gloria al Signore, lodalo, mettiamoci insieme, lodiamolo, prepariamogli il cuore perché la sua parola possa trovare un cuore preparato, un terreno già ammorbidito per piantare la sua parola unta che è pronta a portar frutto per la gloria dell'Iddio Onnipotente. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Celeste suono come quello di tante acque, che il suono della lode che viene dal trono, è il grido di adorazione di uomini d'ogni nazione che vogliono far conoscere la sua gloria. Il suono della lode che viene dal trono, è il
angeli si prostrano, i redenti t'adorano. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano. Alleluia, benedetto sei Signore. Ne cantiamo un altro, apriamoci, lodiamolo, mentre sale la nostra lode, si abbassa la sua presenza, si incontrano e sentiamo il tocco della sua presenza, la sua benedizione che si posa, la sua nuvola di benedizione, il fuoco suo santo che mette zelo nel nostro cuore per volerlo servire, adorare, benedire, innalzare, glorificare ed adorarlo perché egli è degno. Alleluia! È bello sapere che insieme a tutti gli eserciti dell'Iddio Onnipotente facciamo parte del suo esercito, della sua squadra, di coloro che sono stati riscattati dal Signore Gesù Cristo. Grazie Signore, grazie Signore, grazie che ci hai trasportati nel tuo recinto e noi ti vogliamo benedire, lodare e glorificare. Alleluia. Numero ne avete uno nel cuore? 804. Numero 804. Continua a lodare il Signore insieme con noi, sciogliti nella sua presenza, togliti la museruola e mettiti a lodare Dio, gloria al Signore, buttala via la museruola e mettiti a lodare Dio con tutto il cuore. Alleluia, i cieli narrano la gloria del risorto Re, chi è pari a Lui? In bellezza e santità per sempre regnerà Gesù, l'agnel di Dio. Gli dono tutto e adoro solo Lui. Indirizza tutti i sentimenti del tuo cuore solo ed esclusivamente verso di Lui. Innalza lo sguardo del tuo cuore verso il trono della grazia di Dio, dove Gesù è sul trono. Alleluia, 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 alleluia. I cieli narrano la gloria del risorto Re, sempre regnerai, Gesù d'agnello.
Adorare, alleluia, adoralo, festeggia nella sua presenza, ringrazialo, egli ha fatto e continua a fare delle cose grandi, lodalo con tutto il cuore, permetti al tuo cuore di sfrenarsi nella sua presenza, oh, aprigli il tuo cuore, lodalo. Fai salire la lode come un vapore speciale, un sacrificio di lode. Lui non vuole un lumino, non vuole una candela. Egli accetta i sacrifici di lode del tuo cuore, perché man mano ti spurga in un modo speciale la sua presenza. Alleluia, ti unge, ti benedice. Oh, ti penetra, alleluia. Ti inzuppa della sua presenza, oh Spirito Santo di Dio. Penetra in ogni cuore che si scioglie e si apre a te, e col tuo calore, alleluia, ammorbidisci i nostri cuori perché siano adatti per la tua dimora. Togli tutta quella rigidezza che ha bisogno di un tocco del tuo calore, del fuoco della tua presenza, per sciogliere, Signore, la nostra vita e permettere al nostro cuore di amalgamarsi intorno ai principi che tu vuoi piantare nella nostra vita. Prepara i nostri cuori, che la tua parola possa portare frutto per la gloria tua.
lodalo con tutto il cuore, alleluia, benedicilo con tutto il cuore. Se ti ha dato la lingua celeste, lasciati guidare dallo Spirito Santo, apriti e parlagli secondo lo Spirito Santo, ti lascia esprimere, che tu possa rivivere una Pentecoste nuova dove tu sei e che ti muovi secondo le direttive dello Spirito Santo, secondo la guida dello Spirito Santo, come dice la sua parola. Parlavano secondo lo Spirito, dava loro di esprimersi. Esprimiti, rilasciati nella sua presenza e permetti allo Spirito Santo che fluisca attraverso il tuo essere ed infonda il suo divino potere nella tua vita per mettere nuove forze dentro di te. Rilassati nella sua presenza, invocalo, benedicilo, innalzalo perché gli è degno. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, gloria e gloria. Per sempre regnerà. Fai salire la tua lode, alleluia, e il grido del tuo cuore che si forma come un rumore di grandi acque, alleluia. Quei rumori che i nostri orecchi conoscono solo come le cascate del Niagara, che fanno un rumore così cupo, così forte, un insieme di rumori. Il rumore della lode, della gloria, alleluia, che è dolce al nostro orecchio spirituale, alleluia. Mishaka sandara la kamasita la kamaita, Spirito Santo di Dio, sprigiona ogni cuore che possa innalzare la lode a colui che è degno. Alleluia a colui che ha portato la salvezza in questo piccolo globo. Alleluia, tu non hai voluto scartare nessuno, hai dato la possibilità ad ognuno di poterti lodare e attraverso la lode tu infondi il tuo potere, la tua presenza, la tua benedizione, la tua copertura. Man mano che noi ci apriamo, tu riversi il tuo potere nel cuore di ognuno che si apre a te. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Non ti perdere l'occasione di adorare il Signore. Non restare freddo e indifferente nella sua presenza. Sei tu il Signore, Shakamassandara. Dovunque tu ti trovi, puoi essere nella parte meno conosciuta e meno pensata, ma lo Spirito Santo ti raggiunge dove tu sei. Apri il tuo cuore e digli: voglio te, soltanto te. Alleluia.
Senza te non posso vivere, alleluia. Senza te non so vivere. Senza te non posso stare. Vai, diglielo col cuore. Diglielo col cuore. Oh Spirito Santo, senza te non voglio stare. Cantiamolo insieme. Cantalo, fallo diventare il tuo canto. Dovunque tu sei, tu fai parte di una creatura creata e ricreata da Dio. E se non sei nata di nuovo, invocalo che ti faccia nascere di nuovo mentre tu ti apri nella sua presenza, che possa fare un innesto potente su di te questa sera, perché ci possa essere una trasformazione potente come quando un albero viene innestato. Cambia immediatamente il frutto. Vieni Spirito Santo, perché sei tu che devi portare a destinazione ogni opera che tu hai iniziato. A te è data l'amministratore, l'amministrazione dei beni del regno dell'Iddio Onnipotente sul tuo popolo in questa sera. Vai Spirito Santo, riempi ogni cuore che si apre a te. Apriti dovunque tu sei, permetti allo Spirito Santo che si abbassi su di te. Egli è intorno a te, ti vuole coprire, ti vuole inondami. Vai Spirito Santo, inonda ogni cuore, riempi il mio cuore. Alleluia, sì, Signore. Guidami, sì, Signore. Spirito Santo, oh Signore, di ho bisogno. Senza te non voglio star. Senza te e prendimi
Alleluia. Allunga la tua mano della fede ed agganciati allo Spirito Santo, che è pronto a portarti avanti nella giusta via. Signore, ti ringraziamo. Mettiamo il resto di questa serata nelle tue mani e ti diciamo: parla, Spirito Santo di Dio, ed opera perché il popolo di Dio possa essere rinnovato, rafforzato, benedetto e sciolto per annunciare la grazia in te, Figlio dell'Iddio vivente. Grazie per la possibilità che tu ci dai ancora stasera, sotto questa grande tenda, di poter onorare te, benedire te, lodare te. Noi sappiamo che la tua parola è potente, essa porta guarigione, essa porta liberazione. Ungi la Spirito Santo, perché dove c'è l'unzione c'è la tua presenza, e dove cade porta trasformazione potente. Alleluia. Spirito Santo di Dio, aleggia sul tuo popolo e visita il tuo popolo in un modo speciale. Ti presentiamo in un modo speciale la tua parola che verrà ministrata, ogni insegnamento che viene dato possa essere unto dallo Spirito Santo e possa portare una reazione potente nel cuore di coloro che hanno bisogno di liberazione, di guarigione. Si ungi la tua parola, che arrivi con tutto il suo potere. Spirito Santo, vai, bello. Vogliamo vedere il tuo popolo liberato, rinnovato, guarito, e che segni, prodigi e miracoli possano continuare, perché ogni cuore possa esclamare lode e gloria a te, Figlio dell'Iddio vivente. Alleluia. Amministra tu stesso la parola, o Spirito Santo. Prenditi la mente, la bocca e tutto di colui che parla, che ci resti solo la carcassa, Signore, e che tu ti servi, perché vogliamo vedere la tua gloria. Alleluia. Che dovunque possano sorgere nuove testimonianze per onorare te, Signore. Sì, che si esprimano verso di te, perché a te solo e a te soltanto va la lode, l'onore e la gloria. Grazie, Signore, per questa piccola finestrina che tu ci hai dato per annunciare la tua parola. La rilasciamo nel nome di Gesù Cristo e chiediamo a te, Spirito Santo, rilascia unzione, benedizione sul tuo popolo, e che la tua gloria si manifesti in un modo potente, per la gloria di Gesù. Sì, Signore, guida ogni cosa. Amen. Amen. Accomodatevi. Ed ora passiamo la parola al fratello Maggia, che passa avanti e ci darà istruzioni secondo la parola del Signore. Perché noi, vi devo dire perché ci lasciamo guidare dal Signore. Man mano che andiamo avanti con questa chiamata speciale che Egli ha rivolto al nostro cuore, lo Spirito Santo ci fa comprendere i bisogni che ci sono nel popolo di Dio. Perché il Signore ci ha provveduto questa possibilità? Perché abbiamo migliaia di telefonate, abbiamo ricevuto migliaia di telefonate di persone che hanno disturbi spirituali, che molte volte non sanno a chi poterne parlare. E il Signore ci ha messo nel cuore e ci aveva già detto, e ci continua a dire, che Egli manderà degli uomini suoi per ogni settore, per ogni cosa che c'è da portare avanti nell'opera sua, sempre sotto l'unzione dello Spirito Santo e secondo la parola di Dio, per amministrare la sua parola. Perché
Questa è un'opera voluta da Dio, perché Dio vuole arricchire il suo popolo con la sua presenza e la gloria va solo a Lui. Abbiamo così compreso che c'è questa necessità e il Signore ci ha provveduto chi per anni, perché il Signore prepara i suoi, mette la passione nel cuore per certe cose e poi li prepara e arriva il momento che li usa. E sapete, ogni credente prega per anni per volerlo servire meglio il Signore. E poi il Signore cosa fa? Quando arriva il momento, dice adesso ti do la risposta, adesso ti faccio vedere quello che hai desiderato tanti anni, adesso io mi servo di te. E il Signore si serve di coloro che bramano, desidero vedere la gloria. Uomini, abbiamo cantato, di ogni nazione, che vogliono far conoscere la sua gloria, alleluia. E ci sono. Sono bramosi di vedere la gloria del Signore che si manifesta su più largo raggio possibile, perché Dio sia glorificato. Perciò ascoltiamo con attenzione, ve lo dirà anche il fratello, ma ve lo anticipo io. Prendete un poco di carta, un poco di tempo, separatevi dalle altre cose e scrivetevi le cose che più vi parlano, perché sono quelle che poi vi servono e quando le avete messe dentro al momento opportuno lo Spirito Santo ve li rammemorerà e vi saranno utili per combattere il buon combattimento della fede e il nemico non avrà più possibilità non di tentarvi ma di farvi cadere, perché a tentare ci proverà sempre. Però quando siamo preparati possiamo dire che non solo ci prepariamo a combattere, il Signore ci prepara, ma ci fa restare in piedi. E non basta restare in piedi, ma pronti anche per il prossimo attacco, perché siamo pronti che vogliamo avanzare nelle vie del Signore. E il Signore ci prepara e gli forma l'esercito in modo che possiamo combattere con le sue armi. Sarà Lui stesso a fornirci le armi che noi dobbiamo usare. Prego, fratello Maggio, vienitene avanti e sentiti libero. Ok. Bene, voglio salutare ancora tutti i nostri telespettatori, so che sono stati tanti in questi due giorni, ieri sera e ancora oggi quando ho fatto gli altri programmi, ci sono dei riscontri notevoli, c'è mia moglie che continua a rispondere al telefono da ore per parlare a tutti quelli che sono interessati, che vogliono saperne di più, che hanno riscontrato dei bisogni, delle necessità e quindi abbiamo pensato anche, come ho detto ieri sera, di tenere la giornata di giovedì a disposizione di tutti quelli che desiderano avere delle consulenze, quindi telefonate, soprattutto quelli che sono nella zona, chiaramente intorno a Polla, dove c'è questa emittente, quindi dintorni, penso nella regione o comunque nelle città e paesi vicini. Siamo a vostra disposizione, sono a vostra disposizione per consulenze e per eventuali preghiere, se necessario, di liberazione da spiriti, da maledizioni provocate da varie cose, insomma. E quindi siamo qua. Voglio salutare in un modo particolare una persona che ha telefonato ieri, che si chiama Nicolai, che è un fratello rumeno della Liguria, il quale ha telefonato e ha detto che mi ha ricordato che era venuto da me 10 anni fa e avevo pregato per lui perché aveva un problema legato al fumo, non riusciva a vincere il fumo. Pare che il Signore appunto abbia ascoltato quelle preghiere che feci per lui e il Signore l'aveva liberato. E ieri sera, mentre guardava questo programma, era con sua sorella e pare che la sorella sia stata battezzata nello Spirito mentre predicavo. Quindi ringraziamo il Signore e chissà quante altre cose belle sono successe che magari avete voluto anche condividere, ma non siamo riusciti a parlare con tutti proprio perché c'è veramente un grande traffico di telefonate. Continuate a telefonare se qualcosa di bello è accaduto nella vostra vita in questi giorni, come effetto, come conseguenza
degli insegnamenti, delle predicazioni che avete sentito, fatecelo sapere, condividete la vostra gioia, perché anche la vostra gioia sia la nostra gioia, perché siamo felici di tutto quello che Gesù sta facendo nelle vite vostre e dei vostri familiari. Quindi gioiamo insieme a Nicolai, a sua sorella e a tutti quelli che il Signore ha toccato nella sua grazia in questi giorni. Bene, avremo ancora modo di questa sera di approfondire questo argomento e di continuare a parlare della liberazione dei demoni. Voglio dire, ieri abbiamo posto alcune basi, in giornata ho ancora parlato, predicato e insegnato sull'origine dei demoni. So che è stato molto gradito, c'erano diverse centinaia di persone, siamo arrivati a oltre 1000 persone che hanno condiviso su Facebook e in altri modi la loro diciamo gioia, il loro interesse per questo tema, e hanno detto che sono state edificate, hanno capito molte cose. Bene, cercheremo questa sera di continuare a dare notizie, dare informazioni, insegnamenti che possano edificare, aiutare tutti quelli che stanno ascoltando e vedendo a capire le cose importanti che concernono la liberazione. Quindi vi ho detto ieri che avrei parlato delle cause della demonizzazione, cioè come i demoni entrano nella vita delle persone. Allora, il primo modo, e poi questo modo, questa porta di entrata la svilupperò soprattutto nell'insegnamento che farò domani. Questa sera farò soprattutto, toccherò altri punti. Il primo modo in cui le persone vengono demonizzate è attraverso le maledizioni, i malefici, le fatture che provengono da altre persone. Ieri vi ho spiegato perché le maledizioni colpiscono coloro che non conoscono Gesù, ma non possono colpire coloro che sono di Cristo, che veramente si sono convertiti a Cristo, che sono rinati a nuova vita, che hanno la consapevolezza della loro identità in Cristo e consapevolezza dell'autorità che hanno in Cristo, persone che vivono nella santità, che non vivono con compromessi con il peccato, che non fanno compromessi con il peccato e quindi sono inattaccabili. Quindi le maledizioni, i malefici non arrivano, non attecchiscono nella vita dei veri cristiani, di coloro che amano Dio e che lo servono. Questo ve lo dico anche per testimonianza diretta di satanisti che si sono convertiti e hanno testimoniato che loro potevano colpire ogni tipo di persona, anche persone religiose, appartenenti a varie religioni, atei soprattutto, persone che insomma non avevano una conoscenza reale di Gesù, erano magari cristiani nominali, quindi scaldavano i banchi la domenica mattina, non importa se fossero cattolici o ortodossi o pentecostali o cosa, ma scaldavano le sedie, non erano veramente nati di nuovo. Quindi colpivano queste persone, potevano veramente fare loro del male, addirittura arrivare a ucciderle, ma erano rimasti stupiti per il fatto che non riuscivano a colpire i veri cristiani. E quindi questo fatto portò questi satanisti a riflettere sul perché non avevano questo potere sui veri cristiani, sui veri credenti. E così approfondirono la loro ricerca. Dice: ma come? Satana ci ha dato il potere per colpire tutti, ci ha detto che noi siamo i più potenti di tutti sulla faccia della terra, ma i cristiani veri, quelli nati di nuovo, riempiti di Spirito Santo, quelli non li possiamo toccare. Come facciamo a essere i più potenti se quelli sono più forti di noi? E questo tarlo ha incominciato a rodere dentro questi satanisti, i quali si sono piano piano avvicinati alla figura di Gesù. Dico: ma chi è questo Gesù che ha più potere, i suoi seguaci hanno più potere di noi e di quello che stiamo servendo, no? E così piano piano si sono avvicinati a Gesù, l'hanno conosciuto, si sono ravveduti dei loro peccati, sono diventati dei veri cristiani. Quindi, se siamo in Cristo, siamo veramente in una botte di ferro. Se rimaniamo in Cristo, quelli che vogliono scontrarsi contro di noi, in realtà prima si scontrano contro la protezione che abbiamo intorno a noi, siamo in una botte di ferro, incontrano Cristo,
si scontrano con lui e non possono fare altro. Quindi ci sono persone che usano malefici di ogni genere, che usano vari tipi diciamo di oggetti anche maleficiati sui quali vengono impresse diciamo il potere dei demoni e non riescono e comunque vengono utilizzati per fare il male. Ripeto, domani approfondirò molto questo aspetto, perché ci sono vari modi per maledire, eccetera, eccetera. Poi i demoni entrano in una persona a causa dei peccati personali della persona stessa. Dio ci ha dotati di una libera volontà, abbiamo il libero arbitrio e siamo noi a decidere chi influenzerà la nostra vita mentre la viviamo. Tutti nasciamo nel peccato, quindi nasciamo, come vi ho spiegato ieri, nel regno sbagliato. Il diavolo domina ancora questa terra, lui vuole cercare di allontanare il nostro interesse dalle cose di Dio e dalle cose che riguardano Cristo, acceca le menti delle persone con le filosofie, con le mode, con i costumi, con la cultura, con la mentalità di questo mondo e con la politica. Insomma, ci sono un sacco di aspetti che lui utilizza per influenzare negativamente le persone, per tenerli sotto il suo controllo e soprattutto utilizza i nostri peccati. Quindi persone che vivono, praticano il peccato come costante, questo purtroppo è una costante per molti, tutti siamo nati, ripeto, nel peccato e siamo abituati a compiere certi peccati con molta naturalezza, no? Parlo di coloro che non conoscono ancora Gesù. Quindi il peccato è una condizione e la condizione del peccato ti spinge a fare delle cose negative, nelle cose che non piacciono a Dio, che Dio chiama peccati. Peccato vuol dire fallire il bersaglio, è come un arciere che tira e non colpisce il bersaglio. Nel greco proprio il termine amartia, peccare, vuol dire fallire il bersaglio. Ci sono persone che falliscono il bersaglio per tutta la loro vita, che continuano a trasgredire la legge di Dio e continuano a rifiutare il dono che Dio ha provveduto, che è il Signore Gesù, per la salvezza. Quindi ci sono persone che praticano magari certi peccati più di altri e questa perseveranza in questi peccati è come se aprisse una porta, a volte è proprio un portone, per i demoni affinché vi entrino, ok? Quindi i demoni vengono nella nostra vita, nella vita delle persone, perché le persone li invitano. Non è un invito consapevole, perché molti non sanno che dietro a certi peccati, ripetuti magari nel tempo, c'è la possibilità di diventare demonizzati, cioè di essere sotto, di cadere sotto l'influenza dei demoni e quindi di essere poi tormentati, di stare male, eccetera. L'assenso avviene nel momento in cui tu entri nel campo spirituale, in un modo. Per esempio, se tu varchi la porta dell'occulto e incominci a praticare le pratiche occulte, pensando che sia molto interessante, molto eccitante e che pensando che sia un modo per soddisfare la tua curiosità verso cose misteriose, cose strane, tu varchi quella porta e una volta che l'hai varcata ti stai dirigendo esattamente nel terreno del diavolo. Quindi l'occulto che poi tra l'altro è caratterizzato da tre aspetti. Quando parliamo di occultismo, di occulto, noi intendiamo sinteticamente tre cose. Intendiamo il campo della magia, il campo della divinazione, no? Lettura del futuro, cartomanzia, eccetera, e lo spiritismo. Questi tre aspetti sono diciamo le caratteristiche principali dell'occultismo. E quindi il peccato personale ci espone all'azione dei demoni. È come se dessimo il permesso a questi spiriti di entrare, soprattutto in questo campo che è un campo minato, è un campo per l'uomo sconosciuto. Grazie a Dio noi abbiamo la sua parola e attraverso la sua parola noi sappiamo, la guida della parola di Dio, dello Spirito Santo, noi sappiamo che cosa piace a Dio e che cosa invece piace al diavolo.
e quindi sappiamo bene che cosa dobbiamo evitare. Ma la maggior parte delle persone, e pare che ogni anno dai 10 ai 12 milioni di italiani si addentrino nei meandri dell'occulto, quindi nella stregoneria o magia, nello spiritismo, nella divinazione e in tante altre pratiche che oggi hanno un nome, New Age, no? Pratiche New Age, che incatenano, che schiavizzano le persone, che li avvicinano sempre di più a Satana e ai demoni e quindi diventano dei portali per l'ingresso di demoni nella vita delle persone. Vengono, a volte si fanno per scherzo certe cose, ma voglio che sappiate che quando noi scherziamo a fare una seduta spiritica, per esempio, il diavolo non scherza mai, lui prende sempre tutto sul serio. Per lui è un invito. Se tu ti approcci, dici, ma sì, lo fanno tutti, gli amici, i compagni di scuola, i vicini di casa, ma sì, mi hanno invitato, vado a fare una bella seduta spiritica con o col tavolino a tre gambe, mettiamo le mani, oppure con il cosiddetto Ouija board, che sarebbe il tabellone con le scritte dove metti un bicchierino, metti una tazzina, tutti ci mettono sopra la mano, fai le domande allo spirito e lo spirito sposta il bicchierino. E non sono le mani delle persone che si spostano, credetemi, io l'ho praticato prima di convertirmi dai 17, qui 16 forse, fino ai 20 anni e quindi so che non ero io a spingere, non erano i miei amici, ma erano degli spiriti che si muovevano e non erano neanche gli spiriti dei defunti che noi pensavamo agissero in quel momento, erano demoni, ve lo dico a quelli che ci ascoltano, dietro lo spiritismo ci sono demoni, c'è Satana e ci sono dei demoni e quindi quando tu vai lì e fai scherzando le cose, sappi che il diavolo non sta scherzando, lui sta incominciando già a interferire nella tua vita e sta incominciando a influenzare la tua vita e te ne accorgerai poi nel tempo di questa influenza. Ok? Quindi, quando poi domani sera parlerò del come essere liberati, vedremo che è importante scoprire il punto d'ingresso, cioè il portale d'ingresso dei demoni, che cosa ha permesso ai demoni di entrare nella nostra vita. E quindi è importante capire e spiegare alle persone, chiedere alle persone se hanno praticato la magia, se hanno praticato, sono andate da maghi, se hanno ricevuto, diciamo, il beneficio, tra virgolette, l'aiuto di questi maghi per ottenere qualche cosa, oppure se hanno praticato appunto la divinazione attraverso le varie forme di cartomanzia, chiromanzia, come si chiama, caffeomanzia, pure col caffè. O guarda, ci sono almeno 250 modi per divinare, per predire il futuro. Quando leggete da qualche parte una parola che finisce con manzia, voi sapete già che ha a che fare con la divinazione, ok? Quindi la porta dell'occulto, voglio spiegarvi alcune cose importanti. La porta dell'occulto è la porta principale, è l'ingresso principale al mondo delle tenebre, al regno del maligno. Ci sono addirittura delle religioni nel mondo che sono praticate da milioni di persone che hanno a che fare con queste pratiche occulte, magiche, predittive e spiritistiche. Sono per esempio la macumba, il voodoo e la santeria. E non posso addentrarmi troppo perché non c'è il tempo per spiegarne i particolari, ma tutte queste tre religioni, perché sono delle vere e proprie religioni, praticate nel centro del Sud America, ormai esportate anche in varie parti del mondo, anche qui nella nostra nazione, queste pratiche sono un mix, una mescolanza di magia africana, perché si sono sviluppate nell'ambito degli schiavi, perché erano stati presi dall'Africa, erano stati portati nelle Americhe, quindi anche non solo nell'America del Nord, ma anche nel centro e sud, e queste pratiche sono arrivate in queste nazioni. Questi praticanti di queste pratiche magiche hanno mescolato la magia africana con la religione predominante, con il cattolicesimo. Questo non per parlare male per forza del cattolicesimo, questo per semplicemente constatare una realtà.
Quindi vengono utilizzati oggetti che normalmente vengono utilizzati nelle chiese, quindi vengono utilizzate statue di santi, vengono venerati, adorati questi santi, vengono fatti dei sacrifici di animali, galletti, vengono utilizzati animali di ogni genere per essere sacrificati e si pensa per esempio nel voodoo che i santi cattolici sono considerati come delle incarnazioni terrestri delle divinità che vengono adorate in queste religioni, ok? Quindi vengono invitati gli spiriti ad entrare, per esempio, in quella persona che in quel momento sta presiedendo l'incontro e questi spiriti prendono il controllo di tutta la situazione e questa gente propone anche la soluzione dei problemi spirituali, psicologici, fisici di quelli che intervengono grazie ai demoni, a questi spiriti che loro invocano e in questo modo incatenano, legano le persone a queste pratiche, ai demoni che ci sono dietro. Io ho avuto modo di liberare anche recentemente nel corso degli anni diverse persone, ma anche recentemente a Lugano, dove sono stato in una comunità dove mi hanno chiesto l'anno scorso di predicare quest'anno e di liberare delle persone, quest'anno sono andato proprio per continuare l'opera di liberazione iniziata l'anno scorso. Questa sorella dice che la madre aveva preso dei suoi capelli, li aveva portati da una maga per cercare di proteggere i figli. E, chiaramente questa donna cercava il bene ma non sapeva quel che faceva. Spesso le persone lo fanno in buona fede, pensano di trovare un aiuto, magari addirittura Dio attraverso queste pratiche. In realtà trovano il Dio con la D minuscola di questo mondo, colui che sta assoggettando l'umanità. E questa donna, quando ho iniziato a pregare per lei, ha collaborato, quando ho detto nel nome di Gesù, lei ha rinunciato a tutte queste pratiche, ha chiesto perdono, se aveva partecipato, ma in effetti lì non ne aveva colpa perché era la madre che aveva fatto tutto. Quindi quando ho detto nel nome di Gesù io rompo ogni legame con gli spiriti e ho iniziato della macumba, nessuna reazione, del voodoo, nessuna reazione. Nel nome di Gesù ordino a ogni spirito di santeria di lasciare questa donna. Appena ho detto santeria, ha incominciato a strillare. Classiche grida, no? Di chi subisce questi attacchi demoniaci. E abbiamo capito che il demone che era stato interpellato durante una pratica di santeria. Questa donna era andata da una praticante o da un praticante di santeria per aiutare la figlia. Questa sorella ha incominciato, insomma, come purtroppo accade spiacevolmente, insomma, nel senso che ha incominciato a vomitare, è stata malissimo, però alla fine ho visto gli occhi di una donna felice e libera che poteva benedire, ringraziare il Signore e continuare la sua vita nella sua famiglia felicemente. Ecco, c'è un brano, il brano più famoso secondo me, che si trova in Deuteronomio capitolo 18, versetto 9 fino al 14, dove dice: quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli delle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, che era una pratica di quel tempo, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te invece il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Questo era quello che Dio disse a Israele. Dio aveva detto di non partecipare a queste opere malefiche, aveva scoraggiato
Nell'Antico Testamento Dio non dice esattamente tutto. Dice semplicemente che Dio detesta chi fa queste pratiche, dice che in altri brani chi fa queste cose si contamina, per esempio in Levitico 19:31 dice non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro, io sono il Signore il vostro Dio. Il massimo che dice è se voi andate da questa gente vi contaminerete, però non dice con che cosa o con chi vi contaminerete. Poi dice ancora non praticherete alcun genere di divinazione, di magia, quindi nessun tipo di magia nera, bianca, rossa, verde. Non sto dicendo dei colori a caso, sto dicendo esattamente quello che sono pratiche magiche. La magia nera, la magia bianca, la magia verde, la magia rossa. La magia nera, per intenderci, è il tipo di magia che viene utilizzato per colpire, per fare del male a qualcuno, per arrivare addirittura in certi casi a ucciderlo, no? Ma comunque per far del male a qualcuno, fisicamente, quindi per menomarlo, perché si ammali, venga colpito in qualche parte del corpo, perché venga colpito negli affetti, quindi nelle relazioni, marito-moglie, moglie-figli, fidanzati, vengono fatti sciogliere dei fidanzamenti perché magari i genitori di una dei due non gradisce il fidanzato o la fidanzata, vengono fatti dei rituali, eccetera. La magia bianca è per proteggersi, è difensiva per proteggersi dalla magia nera. Le persone non realizzano che in realtà stai andando da qualcuno che sta servendo il diavolo per essere protetto da qualcuno che sta servendo il diavolo. Capite? Cioè, io vado da un mago bianco, da uno che pratica magia bianca, per essere protetto da uno che fa magia nera. Però tutti e due servono lo stesso Signore, con la S minuscola, Satana. E il diavolo cosa fa? Se la ride. Se la ride. Perché non c'è alcuna differenza tra magia nera e magia bianca. Lo dicono i satanisti stessi, lo dice Anton Sandor LaVey, lo diceva prima di morire, che questo era un inganno. Magia nera e magia bianca sono uguali, ma anche magia verde e magia rossa. La magia rossa è appunto legata all'elemento sessuale. Per conquistare una donna, per conquistare un uomo, vai dal mago che ti farà un legamento d'amore, legherà la donna a te, quella donna che vuoi. E questi legamenti, credetemi, funzionano nell'ambito non cristiano, perché con i cristiani, vi ho detto, non funziona. Vengono messe insieme delle persone che improvvisamente, dopo qualche anno, dicono ma perché io ho sposato questo qua? Cioè, chi è costui che ho sposato, con cui sto vivendo una vita, sto andando a letto e magari ho anche dei figli? Improvvisamente si rendono conto di qualcosa che non funziona. Dice, ma perché ho sposato? In fondo io non ho mai amato questa persona. Io ho sentito questi discorsi. La donna dice del marito, il marito dice della moglie, le stesse cose. Quindi, perché qualcuno ci ha lavorato. Qualcuno ha disfatto un fidanzamento per magari crearne un altro con le persone decise dal padre o dalla madre che non gradivano il fidanzato, non gradivano la fidanzata. Funziona così anche oggi, nell'Italia, nel 2016, così come funziona in un sacco di altre nazioni. Ripeto, i maghi oggi fanno soldi. Perché? Perché ci sono dai 10 ai 12 milioni di italiani che vanno da questa gente. E questa gente si fa pagare profumatamente. La magia verde, invece, è la magia legata ai Celti. La magia dei druidi. La magia legata al bosco sacro, legata a tutte le pratiche druidiche, celtiche, antiche. È un tipo di magia che viene praticato anche dalle mie parti, da gente che è unita alla comunità damanuriana, un centro che si chiama Damanur, un centro dove tutto quello che Dio ha condannato viene insegnato, praticato e vissuto. Matrimoni a contratto, 6 mesi sto sposato con te, poi se rimani incinta, quel figlio lì sarà figlio di tutti. Quindi cose del genere, l'immoralità imperante, regnante, e tutte queste pratiche che io vi ho detto, che Dio ha detto di non fare al popolo di Israele, quelli li fanno.
Quindi questa parola vale per Israele, ma vale anche per noi, perché certi principi non è che cambiano. Non è che Dio dice nell'Antico Testamento queste cose sono peccato, non fatele. Nel Nuovo Testamento dice fatele pure, no. Quindi sono dei principi che rimangono. La Torah non è stata annullata, soprattutto quello che riguarda la vita morale dei credenti. Quindi noi siamo tenuti anche a vivere questo tipo di esortazione. Se andiamo a vedere, ora non ne ho il tempo, ma ci sono, sono descritte varie diciamo pratiche che si assomigliano l'una all'altra. Ci sono delle piccole variazioni che sono comprensibili soltanto se comprendiamo il significato di ogni parola nel linguaggio originale ebraico. Comunque sappiate che c'è uno spettro di esperienze che, come l'arcobaleno, ci sono dei colori, no, che sono vicini l'uno all'altro, cose che si sovrappongono l'un l'altra, sono tutte collegate però. Ecco, Dio dice, questa roba qua voi non la dovete fare, non praticherete queste pratiche che sono pratiche che vivono altre nazioni, voi siete il mio popolo santo, quello che io ho messo da parte. E noi siamo il popolo santo del Nuovo Testamento, noi che abbiamo creduto nel Messia. Noi non possiamo sporcarci con questa roba qua. Dio ha detto vi contaminerete se farete questo. Nell'Antico Testamento Dio non dice esattamente tutto, dice qualche cosa. La pienezza della rivelazione è nel Nuovo. E nel Nuovo Testamento che cosa scopriamo, per esempio? Scopriamo che l'Apostolo Paolo va nella città di Filippi, trova tra le altre persone, evangelizza, poi trova una persona che aveva uno spirito, letteralmente scritto in greco, uno spirito di pitone, tradotto letteralmente uno spirito di divinazione. E questa donna diceva delle cose vere. Questi sono servitori dell'Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Vabbè, me lo dici una volta, due, tre, va bene, ok, sono contento che mi confermi. Però questa qua dice per molti giorni ha continuato con questa tiritera. E a un certo punto, dopo molti giorni, evidentemente Paolo fino a quel tempo non aveva capito, non aveva non c'era stato il discernimento. Poi a un certo punto c'è scritto che lui improvvisamente fu infastidito da questo modo di testimoniare che loro erano, Paolo, Sila e gli altri che erano con lui, Luca, che erano servitori di Dio. Evidentemente qualcosa gli è suonato male. Il discernimento degli spiriti ha incominciato a funzionare. Questo infastidito, io ho letto nel greco, l'originale, ha il senso del malessere. Cioè Paolo aveva un malessere dentro nel sentire questa tipa che continuava a dire delle cose vere, ma continuava questa tiritera che era anomala. Allora si gira, capisce che cosa sta succedendo e gli dice nel nome di Gesù Cristo. Io ti ordino, spirito immondo, di uscire da lei. E il demone uscì in quell'istante. E cosa accadde? Quella donna perse il potere di predire e di fare quello che faceva, che arricchiva tra l'altro i suoi padroni, perché era una schiava. Quindi perse i suoi poteri occulti. Quindi cosa capiamo? Capiamo che nell'Antico Testamento Dio ha dato una rivelazione non completa, non definitiva, nel senso che ci mancava qualcosa. Dice non fate, intanto non fate, perché vi contaminerete. Nel Nuovo Testamento ci dice le ragioni per cui noi ci contaminiamo se facciamo queste pratiche, le ragioni per cui magari molti di voi che ci stanno ascoltando si sono contaminati, le ragioni per cui io mi contaminai quando praticavo queste cose negli anni 70, prima di convertirmi, prima di incontrare Gesù, come ho detto anche ieri sera. Dietro a queste pratiche ci sono i demoni, c'è Satana. Ecco perché non dobbiamo fare queste cose. Ecco perché se lo facciamo noi ci contaminiamo. Contaminarsi significa anche, per esempio leggiamo in Levitico 26, significa prostituirsi. Dio aveva un linguaggio molto chiaro, dice se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via dal mezzo del suo popolo. Era la legge di Israele, che Israele aveva accettato.
se tu seguivi questi maghi, questi indovini, no, andavi, trasgredivi la legge di Dio e Dio era tenuto a toglierti di mezzo, o meglio, quando venivano scoperte queste persone venivano eliminate, no? Perché? Perché stavano andando contro la legge di Israele, che tutto il popolo aveva accettato. Quindi Dio rimane fedele alla sua legge, però pretende che anche il popolo mantenga la sua parte, no? Di legge. E quindi questo per farvi capire quanto è grave, quanto era grave. Era un peccato veramente che conduceva alla morte. Così come ci sono tanti peccati che oggi si fanno tranquillamente e che sotto la teocrazia di Israele erano condannati a morte. Oggi omosessualità, ma sì, tutto bene, gender, tutte queste storie qua. Vai a leggere, io non ho il tempo adesso, ma vai a leggere quello che Dio dice nell'Antico Testamento. Qual era la fine riservata ai praticanti di magia e a quelli che peccavano sessualmente e quelli che si prostituivano con altri uomini, no? O altre donne, quindi quelli che peccavano di omosessualità. Quindi dobbiamo andare a capire perché Dio era così arrabbiato verso questi peccati, perché è una perversione. Dio considerava questi peccati delle perversioni, letteralmente. Quindi chi faceva queste cose rovinava, pervertiva il popolo di Israele. Quindi Dio aveva detto: ok, avete accettato il patto, adesso pagate anche il prezzo del patto. Non lo mantenete, pagate il prezzo. Era la legge di Israele. Noi non siamo sotto quella legge, grazie a Dio, perché sennò veramente ci sarebbe. Però Dio fa capire chiaramente quanto è grave, quanto sono gravi quei peccati. E quindi andiamo avanti. La magia che cos'è? È una pratica rituale che permette al mago di condizionare la realtà che lo circonda e di influenzare la persona o le persone e il corso degli eventi, lo fa attraverso l'azione di spiriti maligni, di spiriti demoniaci. Quindi è una persona che riesce a interagire con gli spiriti attraverso rituali magici, ereditati o inventati o cosa, che permettono a questa persona di manipolare, di controllare la vita delle persone e di determinarne il futuro, di cambiarne il futuro. E ripeto, questo può accadere solo se ci sono persone che non conoscono il Signore, altrimenti la nostra vita come cristiani non viene trasformata, cambiata da nessuno. Ok? Quindi, magia nel greco antico era pharmakeia, vi dice qualcosa? Che letteralmente si dovrebbe leggere farmachia. La farmacia, ok? Da cui deriva farmacia. La parola vuol dire, a quel tempo, usare droghe, filtri e formule magiche. A quel tempo era così, non è che adesso se andiamo dal medico, dal farmacista e gli chiedete una medicina, lì c'è un drogato, perverso, occultista. No, non funziona così. Il termine è lo stesso però, è lo stesso perché comunque a quel tempo coloro che praticavano l'occulto evidentemente utilizzavano delle droghe insieme a delle formule magiche, facendo dei rituali magici per fare incantesimi, per fare sortilegi, per manipolare delle situazioni o delle persone. E oggi si va dal mago per la stessa ragione, per manipolare delle persone, perché accadano a delle persone quello che il committente desidera. Allora, il committente va dal boss, no? Mettiamo boss mafioso, no? Ok. Dice: senti, mi devi far fuori quella persona. E questo intermediario, il mago, cosa fa? Bene, ok, quanto sei disposto a pagare per far fuori quella persona? Ti do 10.000 euro, no? Me ne devi dare 20. Okay, funziona così, il prezzo è sempre più elevato per uccidere le persone. Cosa fa il boss, il mago? Fa dei rituali dove manda i killer. I killer sono i demoni. Io ho conosciuto persone che sono morte a causa, cioè scusate, le figli di persone che sono morte a causa di rituali magici che hanno colpito la famiglia, una persona nella famiglia.
delle sorelle di una chiesa dei dintorni di Roma mi raccontarono che una sorella in particolare mi disse: mia madre è morta per una fattura, per un maleficio che ha subito. E era sempre in lite con dei parenti, da balcone a balcone si mandavano gli insulti, no? Si vede che dall'altra parte non mandavano solo gli insulti, qualcuno era andato dal mago e aveva, si vede, fatto qualcosa di più. Questa donna improvvisamente stava bene, muore. Qualcuno dice a questa, la figlia, dice: senti, prova ad andare a vedere nel materasso, nei cuscini, perché purtroppo funziona così, no? I malefici spesso si materializzano, si materializzano all'interno dei cuscini, all'interno dei materassi. Non è che qualcuno va lì a metterli, non è che non c'è questa possibilità, ma i demoni agiscono in maniera tale che questa cosa si forma. Che cosa si forma? Si formano degli oggetti che non c'entrano nulla con il materasso. Non è il materassaio che li ha messi all'inizio. Quando questa donna andò a vedere non ricordo se nel cuscino o nel materasso, comunque trovò una corona da morto formatasi con la lana, cioè ma lana intrecciata, esattamente come immaginatevi una corona da morto, ecco, immaginatevela fatta con la lana, perfetta, completa, ok? Se avessero trovato questa corona da morto ancora in formazione, non fosse stata completa, quella donna poteva essere salvata. Ve lo dico perché, per esperienza, per esempio nella famiglia del mio consuocero è un credente dei carismatici cattolici, e ci fu un tempo in cui suo padre si ammalò e non si capiva perché. Stava male, si curava, non riusciva a guarire, peggiorava sempre di più. Allora qualcuno di loro pensò, dice: ma non è che sia la zia? E parlarono di una zia che evidentemente faceva queste pratiche. Andarono a vedere nel materasso per vedere, trovarono anche lì una bella coroncina che si stava formando, un oggetto anche che era diverso un po' dalla coroncina, ma capirono che quella roba lì era qualche cosa che segnalava un maleficio che era stato fatto. Hanno preso quell'oggetto, l'hanno immediatamente bruciato, hanno pregato nel nome di Gesù per rompere questo maleficio, e il padre miracolosamente, improvvisamente, incomincia a stare bene, nel giro di 2 o 3 giorni era a posto. Capito come funziona? Ecco, quindi noi ci troviamo in un tempo dove queste pratiche magiche sono normali. E sapete, cioè nell'Apocalisse sta scritto questo, in Apocalisse 9, 20, 21, dice, parlando di un tempo futuro ma non troppo lontano, noi stiamo già vivendo in realtà quello che questa parola dice, dice: il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, descritti nei versetti precedenti, non si ravvidero delle opere delle loro mani, non cessarono, guardate cosa dice, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare, non si ravvidero neppure dei loro omicidi, né dalle loro magie, pharmakeion, il termine, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Ora, questa mi sembra la sintesi della società in cui noi viviamo. Questo è quello che quotidianamente viviamo. Sì, perché dovete sapere che gli omicidi non sono solo quelli che vengono descritti, i femminicidi, che dove oggi purtroppo le donne subiscono cose veramente atroci dai loro mariti, dai loro amanti, dai loro fidanzati, oppure gli omicidi compiuti dall'ISIS, da tutte queste terroristi, eccetera, eccetera, rapinatori. Non sono solo quelli, questi sono la minima parte degli omicidi. Vi voglio far riflettere su una cosa. Queste sono statistiche reali. Dal 1930 in poi, fino al 2016, siamo arrivati a quasi 1,5 miliardi di aborti. E questo mal contato, questo è un sondaggio, perché non è che si è sicuri al 100%, anche perché adesso ci sono dei nuovi abortivi.
delle pillole per il giorno dopo, per il giorno prima, dove tu non riesci a capire se uno era incinta o non, una era incinta o non era. Comunque, mal contati, 1,5 miliardi di aborti, 1,5 miliardi di omicidi legalizzati dalle nazioni. Ok? Quindi, se questo non è diabolico, ditemi voi che cos'è. E ormai è normale, è normale. È normale che si ammazzino milioni di... Pensate che Dio sia felice di questo? Io dico che il Signore, se non giudicherà questo mondo al più presto, dovrà chiedere scusa a Sodoma e a Gomorra. Noi abbiamo di gran lunga superato i peccati di Sodoma e Gomorra. Dio ha pazienza, vuole che tutti si ravvedano, però quei flagelli che colpiscono la terra già adesso e che colpiranno ancora la terra fino al ritorno del Messia, sono tutti tentativi di Dio di far riflettere le persone. I giudizi di Dio servono per portare a ravvedimento gli uomini. Dio li permette perché è un tentativo di Dio di salvare queste creature che vogliono continuare a ribellarsi a Lui. Quindi, tra questi peccati ci sono anche le pharmakeion, cioè le magie. Non si ravvidero dalle magie, cioè non si ravvidero dall'adorazione dei demoni, guardate un po', e il satanismo è in crescita in tutto il mondo, così come, come sono in crescita tutte le pratiche magiche, l'occultismo, eccetera. Quindi Dio ci sta dicendo che negli ultimi tempi ci sarà veramente un'abbondanza di queste pratiche peccaminose che Lui condanna. Quindi chi fa atti magici, cosa fa? Può praticare sacrifici animali, può utilizzare bamboline, filtri. Adesso tocchiamo un attimino la magia nera e quella bianca, quella difensiva. C'è un modo, per esempio, diretto e c'è un modo indiretto per applicare queste pratiche magiche, questi rituali, il frutto di questi rituali sulle persone. Per esempio, il modo diretto è quello di far mangiare del cibo o bere delle bevande che sono maleficiate. Uno degli ingredienti preferiti dai maghi è il sangue mestruo della donna, le ossa polverizzate. Qui ho una cosa interessante che ho scoperto qualche anno fa. Vi ricordate Pacciani? Quello, il killer, il mostro di Firenze col suo amico, là, gli amici di merende che hanno massacrato per anni giovani coppiette. Questo è quello che scrive il Pacciani a riguardo. Dice: magia nera. Con questa intestazione si apre un appunto scritto da Pietro Pacciani di suo pugno. Era stato sequestrato dagli investigatori nella sua casa di Mercatale nel 92, ma nessuno gli aveva dato troppo peso. Si indagava sul serial killer allora e non sulla setta satanica. A rileggerlo oggi alla luce della nuova pista c'è da rabbrividire. Per fare una magia a morte, scriveva Pacciani, prendere osso di un morto dal camposanto, polverizzarlo e benedirlo in una chiesa con l'acqua santa. Impastarlo poi in un dolce o in un bicchiere di vino, porta la vittima alla morte o alla magia. Per ogni situazione della vita, Pacciani intravedeva la soluzione della magia nera. Per legare una donna per la vita in amore, continua l'appunto allegato alle carte del processo, basta, dice, 3 gocce di sangue impastato in un dolce. Un altro elemento, allora ignorato, è stato riletto in questi giorni dagli investigatori fiorentini, un cartellone per le sedute spiritiche, quello che vi ho detto prima, Ouija Board, il cartellone per lo spiritismo, è stato trovato nella seconda casa di Pacciani. Un cartellone identico fu trovato nell'abitazione di Salvatore Indovino, il mago che organizzava le sedute spiritiche, a cui partecipavano Pacciani e i suoi amici. Quindi quest'uomo non era solo un mostro nel senso che uccideva le persone, era uno pesantemente coinvolto con l'occulto. Ok? Vi racconto un episodio per quello che riguarda appunto il sangue mestro nelle persone, un episodio che è capitato durante il mio ministero. C'era un amico, era un parente di un credente della nostra chiesa, col quale giocavamo spesso a calcetto, no? Io ho sempre giocato a calcio, insomma, e
eravamo diventati amici e lo evangelizzavamo, lui non era interessato, a lui piacevano le donne, quindi passava da una convivenza all'altra, da una donna all'altra, un bel ragazzo, gigolò, insomma un po' di tutto, playboy, ok. E intanto però nell'evangelizzazione io gli parlavo anche dei pericoli dell'occulto, di tutte queste cose, no? Del sesso, eccetera, eccetera. Lui ascoltava però, voglio dire, faceva la sua vita. Un giorno arriva da me e mi dice: ho conosciuto una ragazza qualche mese fa, 3 mesi fa o 4, e stiamo insieme. Però questa ragazza è strana, che dice mi invita sempre a fare delle pratiche magiche. Io, ricordandomi quello che hai detto tu, gli ho sempre detto di no, quindi io non... E ho un po' paura di questa ragazza. E adesso mi sta succedendo una cosa, dice, sento una cosa nello stomaco, una pressione, un dolore, non so descriverlo, sto male. E volevo che tu pregassi per me, che mi aiutassi a capire. Allora io l'ho rievangelizzato, gli ho spiegato alcune cose e gli ho detto, guarda, questa qui probabilmente è veramente una praticante di magia e vuole legarti a sé in qualche modo. E gli ho spiegato, apri il tuo cuore al Signore, chiedi perdono. Lui lo fece in quel momento, non so con quale convinzione, comunque pregai per lui, lui si piegò in due e dice, è passato, ora sto bene, non ho più... Gli ho detto, adesso devi cominciare un cammino di fede, lascia questa ragazza perché è pericolosa e inizia a fare veramente un cammino di fede. E lui disse, ok, ho detto, mi raccomando, gli dissi, non... farti incantare, non avere rapporti sessuali con lei come aveva normalmente, fai attenzione perché potrebbe diventare veramente pericoloso, oltre al fatto che stai facendo qualcosa che è contro la volontà di Dio. Il giorno dopo arriva tutto trafelato, dice Corrado sto male, sto peggio di prima, sto peggio, sto proprio male. Gli ho detto ma cosa è successo? Sai, lei me l'ha raccontata, così mi ha sedotto, cioè tu ti sei lasciato sedurre e quindi erano finiti a letto, insomma. Poi lui mi ha detto guarda che non cambia il discorso di ieri, gli ho detto adesso ti devi ravvedere ma far sul serio, perché io non è che un giorno sì, un giorno no, ti caccio i demoni e tu continui a riprenderteli e continui a star male. Fai sul serio perché veramente sennò finisci in una situazione disastrosa. Quindi lui si pente di nuovo, comincio a pregare, questa volta 1 ora e mezza. Il giorno prima con più facilità, il giorno dopo 1 ora e mezza vomitava, stava malissimo. E allora era tardi, dissi, senti, vengo a casa tua domani con tuo cognato, veniamo a finire di pregare per te, perché aveva ancora qualcosa nello stomaco. Allora andammo da lui e gli chiesi, senti, toglimi una curiosità, spiegami un attimino quello che lei ha fatto quando siete stati insieme l'ultima volta. Dice lei, dice, è sempre al buio, vuole fare tutte le cose al buio, poi giochettini con le dita, mentre le dita in bocca. Ah, dice, poi ho trovato un lenzuolo sporco di sangue. Quando ha detto quello ho capito tutto. Gli ho detto, allora adesso facciamo una cosa, oltre a chiedere perdono, rinuncia veramente a questa ragazza, e qui c'è uno spirito veramente di magia e è stato fatto un legamento attraverso il sangue mesto di questa donna, evidentemente era proprio nel periodo, e coi giochettini delle mani gli ha messo dentro in bocca. Gli ho detto guarda, prego adesso per te, e ho detto nel nome di Gesù ordino a ogni spirito di magia adesso di uscire e che esca, e nel nome di Gesù insieme al sangue che tu hai bevuto contro la tua volontà. Questo si piega con un dolore profondo nello stomaco e incomincia a vomitare 7-8 gocce di sangue puro e basta, non c'era saliva, niente, gocce di sangue puro. Finita lì la storia, finisce di vomitare, come va? Non sento più nulla, sto bene. Capite? Ecco, questo è quello che succede quando si entra in contatto con persone che fanno queste pratiche e che questa donna voleva legare quest'uomo a sé. Quindi si convertì, questo ragazzo cambiò vita, iniziò una vita di fede, eccetera. Ho avuto tante situazioni dove ho visto persone maleficiate,
persone che avevano mangiato, bevuto, e, in varie zone d'Italia. E, per esempio a Gela devo dire, è dove ho visto più indemoniati che da qualsiasi altra parte in Italia. Non so perché Gela, ma comunque Gela è stato così. Vado a fare delle conferenze insieme a una chiesa che mi invitò. Dopo 3 giorni di conferenza, centinaia di persone hanno partecipato, ogni sera 250 persone, tele radio golfo che filmava. L'ultima sera facciamo un incontro nella chiesa, c'erano state consulenze nel frattempo, avevo liberato persone, quindi persone sono state liberate quella sera. E durante le consulenze è venuta una donna, dice: guarda, io so che sono stata maleficiata, io e mia figlia. Stiamo male, abbiamo quest'altro problema, puoi aiutarci? E l'ho evangelizzata, pregato, mentre pregavo per lei, rompendo questo maleficio, con la sua collaborazione, perché senza la collaborazione delle persone voi non fate niente, non possiamo fare nulla. E l'autorità ce la danno le persone di poter intervenire. E dandoci l'autorità, e confessando i loro peccati, rinunciando a quegli spiriti, tolgono l'autorità al demone di rimanere nella loro vita. C'è un procedimento facile, breve, se lo facciamo funziona, se lo facciamo vedremo i risultati della liberazione. Comunque questa donna fu liberata, erano le 10 di mattina, il giorno dopo ritorna, dice: Corrado, devi sapere quello che è successo. Lo racconta: quando tu hai pregato per me, nello stesso momento, nella stessa ora, mia figlia, che era a scuola a qualche chilometro di distanza lì nella città, ha incominciato a stare male, ha incominciato a vomitare. Le maestre non sapevano cosa fosse accaduto, forse dice avrà avuto indigestione, starà male, l'influenza. Dice: è durato pochi minuti e così come è arrivato questo vomito è andato via, quindi ha vomitato ed è stata liberata. La figlia è stata liberata mentre la madre veniva liberata, perché funziona così. Non è la prima volta che mi è accaduto, non è l'unica volta, diciamo. Funziona così. I figli, quando sono minorenni, sono sotto l'autorità dei genitori. Se i genitori subiscono un maleficio che ha toccato anche i figli vengono liberati quando i genitori vengono liberati. Perché i figli, quando sono piccoli, sono sotto la tutela, l'autorità dei genitori. Se la figlia di questa donna avesse avuto una certa età, tipo 18-20 anni o di più, non sarebbe successo, perché la figlia sarebbe dovuta venire a chiedere lei stessa di essere liberata. Ma in quel momento c'era una bambina che non aveva nessuna colpa. Quando raggiungiamo l'età della ragione diventiamo responsabili delle nostre scelte, della nostra vita. Quindi quella ragazza fu liberata, ma se avesse avuto un'età superiore all'età della ragione, diciamo, no? E se fosse giunta all'età della ragione, non sarebbe stata liberata automaticamente, ma sarebbe dovuta venire direttamente lei a chiedere aiuto. Quindi credetemi, ne ho viste decine, italiani, colombiani, salvadoregni, brasiliani, tanti, dovrei spendere una giornata solo per raccontarvi tutte queste cose qua. Voglio dirvi anche una cosa: i maghi spesso cosa fanno? Incantano le persone, le donne in modo particolare, e per portarsela a letto, per avere dei rapporti sessuali con loro, cosa fanno? Dicono che quello è il rituale per la loro liberazione dai malefici. Ci sono donne che sono arrivate da me, diverse, sono arrivate perché avevano dei demoni, ma che non erano dovuti al maleficio o a qualcosa, a qualche pratica magica fatta dal mago, ma erano demoni che erano stati trasferiti durante il rapporto sessuale. Quindi quando avviene un rapporto illegittimo con una persona che ha dei demoni, può trasferirli, avviene un transfer di spiriti. Un pastore, quello da cui devo dire che ho imparato molte cose, che è il braccio destro di Carlo Sannacondia, Paolo Bottari, mi raccontò di un'esperienza che fece, non so se in Brasile o dove,
Quando venne durante una grande evangelizzazione, andò da lui un uomo e cominciò a pregare per questo qui, e questo cadde per terra e con le dita delle mani fece questo gesto. Era sotto l'azione di demoni, fece questo gesto qua, no? E questo gesto, mi diceva Paolo Bottari, è un gesto che significa che questo qui aveva uno spirito legato alla macumba. Loro avevano individuato questa gestualità e capito che era collegata alla macumba, avevano avuto altri casi. Lo richiamano in sé, questo torna in sé, e gli chiedono: senti, ma tu hai fatto macumba, sei andato da qualche macumbera, hai avuto, ti hanno fatto delle pratiche per essere, per qualche cosa, insomma, per ottenere un beneficio o qualcosa? Dice: no, io non sono mai andato a far rituali, non so come possa essere accaduto. Poi si ricorda, dice: ma io veramente ho avuto una relazione con una macumbera, ma non ho chiesto mai a lei di farmi fare delle pratiche per beneficiarne. Però siamo stati insieme per 3 anni e non si sono guardati negli occhi, insomma, chiaramente. Quindi ha detto: tu hai ricevuto il demone o dei demoni che erano dentro di lei, ti sono stati trasmessi attraverso il rapporto sessuale. Lui confessò, riconobbe il peccato, chiese perdono per la fornicazione, un peccato di fornicazione, rinunciò a questi spiriti, cacciarono, fu liberato. Capite come funziona? Ora, mi rendo conto che per chi non ha mai sentito nulla del genere, dire delle cose così, dice: ma qui, questo è un altro mondo. No, no, è questo mondo, non è un altro, è questo qui. Credetemi, ci sono cose peggiori di queste. Queste sono solo storielle così, che reali però, ma ci sono veramente delle cose incredibili e veramente pericolose. E insieme alla magia ci metto anche, non ho detto alcune cose qua, il metodo diretto, vabbè, è il metodo dove la persona mangia, beve dell'occulto, delle cose occulte, delle cose maleficiate. Il metodo indiretto è il metodo del voodoo, per esempio, per farvi capire, dove viene presa una bambolina, no? E sulla faccia della bambolina in genere viene messa la fotografia della persona, della vittima, quello che deve essere colpito. Ma ci sono dei maghi che non richiedono nemmeno la bambolina. Dice: cosa vuoi che gli facciamo a questo che vuoi colpire? Dice: voglio che stia veramente male. Cosa dici? Lo colpiamo al cuore, al fegato, la testa? Dice: voglio che tu colpisca la testa. Bene, conficca uno spillone sulla testa, il mago fa il rituale, manda i killer, cioè manda i demoni, quella persona che è la vittima incomincerà ad avere problemi gravi alla testa, mal di testa costante, eccetera. Ecco, fino addirittura a provocare la morte di questa persona. È possibile, no? Prima vi ho detto, vi ho raccontato di quel caso, di quella persona che a Roma scoprì che la madre era stata uccisa così. Sapete perché si materializzano nei materassi e nei cuscini questi oggetti maleficiati? Semplicemente perché la persona ci passerà almeno 7-8 ore della giornata appoggiata sopra questo maleficio quando si dorme. Ok? Quindi è un modo per rinnovare, ricaricare questa sofferenza. Ogni volta che questa persona penserà di rilassarsi, in realtà starà ancora peggio. Lì si ricaricherà di questa carica negativa, malefica, che viene impressa attraverso questi oggetti. Ho parlato con un professore universitario del sud di Caserta, un professore di Caserta che era rimasto vedovo parlo già di più di 10-15 anni fa. Mi raccontò la sua triste storia. Gli andò bene tutta la vita, una buona moglie, professori tutti e due all'università, 2 belle figlie, brave, intelligenti. Improvvisamente la moglie si ammala di cancro. Comincia la trafila, gli ospedali, vanno, vengono. Poi vanno da un frate, da un prete. Dice: ma non è che per caso qualcuno le ha fatto del male? Questo comincia a pregare, questa donna comincia a vomitare un liquido nero.
dice, ma che cosa avrà un liquido nero? Cioè, poi alla fine, per discernimento, scoprono che era stata la sorella di lei, invidiosa di questa donna, perché questa donna aveva avuto tutto dalla vita, invece l'altra era zitella, senza marito, quindi senza figli, quindi per invidia era andata da qualcuno, aveva fatto questa pratica. Provarono in tutti i modi, io non so, interruppero anche il fatto di andare dal prete, il frate esorcista, e continuarono ad andare negli ospedali. Questa donna morì alla fine, non riuscirono a salvarla. Morì, e era appena morta, era appena spirata, e la cameriera polacca, erano benestanti, avevano una bella casa, eccetera, grida: venga, venga professore, venga, venga a vedere. Lui corre con le figlie, entrano nella camera da letto e vedono che dalla bocca di questa donna era uscito un filo di liquido scuro che aveva formato sul cuscino. Avete presente la testa di un caprone? Ma come se fosse stata dipinta. Era perfetta la testa di un caprone. Era la firma dell'autore della morte di quella donna. Le figlie erano ancora in cura da uno psicologo perché erano rimaste scioccate da quello che avevano visto. Quindi cose terrificanti. Io inserisco nella magia anche quelle pratiche, avete dei guaritori di paese, avete mai sentito? Magia bianca viene definita. Quelli che segnano i vermi, non l'avete mai sentito? Dalle vostre parti non ci sono quelli che segnano i vermi ai bambini, ai neonati? Si dice che escono i vermi a un certo... Conosce la sorella? Ecco, segnano i vermi. Oppure il fuoco di Sant'Antonio, segnano il fuoco di Sant'Antonio, gli orzaioli, i porri, le verruche, diciamo. E le persone guariscono, sono quelli che bisbigliano quelle formule e non capisci cosa dicono. Quelle formule che si passano da madre a figlio, si tramandano, no? Ecco, queste sono formule di magia bianca, dove addirittura io ho avuto modo di conoscere una ragazza che aveva ereditato dalla nonna la formula, lei aveva la formula, aveva il potere per guarire. Il marito il nonno era stufo di vedere la casa piena di gente e ha vietato alla nonna di continuare l'esercizio di queste pratiche magiche. E allora lei ha passato alla nipote il potere. E il potere era semplicemente pronunciare, bisbigliare questa frase, e la nonna gli aveva detto: guarda che questa frase è una preghiera segreta che Gesù ha insegnato agli apostoli e che adesso è stata tramandata fino a noi. Capite? Magia bianca, perché si ammanta di questo mantello di religiosità. Magari vai dal mago bianco e trovi la statuina della Madonna, il volto di Gesù, trovi le candele, le magliette, la foto di Padre Pio, medagliette sante, tutte benedette. Ecco, questa gente si ammanta di questa religiosità. Tu vai lì e dici: cavoli, ah, ma questo è un vero credente, se non capisci un attimino le cose. C'è pure l'immagine del Papa che benedice il mago e gli stringe la mano. Oh, ma guarda, è la cosa più semplice, andare in Vaticano al mercoledì, quando il Papa esce con la Papa mobile, se tu vuoi farti fare una foto dove stringe la mano il Papa, chiami un fotografo, quello ti stringe la mano e quello ha stretto la mano al mago. E il mago dice: hai visto? Io sono uno che ho delle conoscenze molto in alto e quindi sono da quella parte, e l'inganno prosegue. E quindi le persone ricevono, beneficiano di queste cose qua e sono convinte che quel dono che quel guaritore di paese esercita viene da Dio e quindi è per il bene. E poi magari qualche anno dopo, magari sì, sono guarite quelle malattie, perché guariscono, non è che non guariscono. Cioè, il fuoco di Sant'Antonio te lo tolgono veramente. Le verruche te le tolgono veramente. Il problema è quello che ti capita magari qualche annetto dopo, qualche malattia incurabile che ti capita così. E tu non la ricolleghi al fatto che sei andato dal mago, dal guaritore di paese, perché poi non lo chiamano mago, lo chiamano il guaritore. No, dalle nostre parti ce ne sono di questi qua.
Quindi alla fine sei infognato più di prima, ti sei liberato da un male, ma poi ti aspetterà al varco un male peggiore. E poi dopo quello, il male peggiore sai quale sarà? Non morire magari di cancro, di una malattia rara o sconosciuta, sarà poi l'eternità, che passerai lontano da Dio. Questo è il male più grande, perché se tu sei nelle mani di questa gente, vuol dire che sei in qualche modo un collaboratore del diavolo, inconsapevole, ma non ti sei informato. Se ti informavi, se incominciavi ad approfondire, capivi che questa gente qua sta servendo Satana e non sta servendo Dio. Capisco che dire queste cose è impopolare, ma questa è la realtà dei fatti. Anche quelli che tolgono il malocchio ci sono dalle vostre parti, no? Lo sdocchiamento, utilizzano questo termine, in Sardegna la chiamano la medicina dell'occhio, sono quelli che fanno in un piatto di acqua, fanno colare l'olio, no? Da come si muove l'olio, da come si espande, capiscono se c'è il malocchio, e il malocchio si fa con l'occhio, se no non si chiamerebbe malocchio, no? È uno sguardo di qualcuno che sa fare il malocchio, che ti colpisce, quindi lo strumento per colpire, per far del male a qualcuno è mandargli, diciamo, un demone che compie un'azione demoniaca attraverso lo sguardo. Lo sguardo che certi lo sanno fare, no? E quindi per scoprire se hai il malocchio, questi maghi bianchi ti fanno questa pratica dell'olio, le gocce d'olio nell'acqua. Anche il diavolo guarisce. Voglio che si capisca, i demoni possono guarire. È lo stesso potere che avevano al tempo degli Egizi. Ricordate, nella parola di Dio c'è scritto che i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa che fece Mosè con le loro arti occulte. Riuscirono a fare fino a un certo punto a imitare i miracoli di Dio. Poi subirono i giudizi di Dio, esattamente come tutti gli altri egiziani. Negli ultimi tempi, dice la parola di Dio, che ci saranno, in Apocalisse 16, 13, 14, dice che dalla bocca del dragone, quella della bestia, cioè l'anticristo, da quella del falso profeta, tre spiriti immondi usciranno simili a rane, sono spiriti di demoni capaci di compiere miracoli. Oh, il diavolo fa miracoli. Nelle chiese sataniste avvengono guarigioni, lo sapete? Nelle chiese cristiane avvengono guarigioni perché ci sono i doni dello Spirito Santo in azione, doni di guarigioni, doni di potenza di operare miracoli o potenti operazioni e altri doni in azione, doni profetici, eccetera, eccetera, parole di conoscenza. Nelle chiese sataniste avviene la stessa cosa, solo che i doni non sono dello Spirito Santo, sono i doni degli spiriti immondi, non santi, e quindi avvengono guarigioni. Satana è la scimmia di Dio, copia le cose di Dio, solo che le sue sono brutte copie, non sono fotocopie, sono delle brutte copie, e l'artefice della guarigione non è Dio, ma è il nemico di Dio, e il prezzo poi lo pagherai in questa vita e sicuramente in quella futura. Ho avuto modo qualche anno fa di liberare anche un satanista. Lui era un ex tossicomane, si era convertito 12 anni prima, un ragazzo di Torino, convertito 12 anni prima, nessuno l'aveva liberato nelle chiese perché c'è questa idea malsana che se tu ti converti e credi nel Signore Gesù, siccome Cristo viene ad abitare dentro di te, i demoni automaticamente sloggiano, cioè se ne vanno perché non possono rimanere dove c'è Cristo. Quindi non ci sarebbe, secondo questa teoria, non ci sarebbe bisogno nemmeno di una preghiera di liberazione. Perché devo sprecare il mio tempo a cacciare dei demoni se tanto, se tu accetti Cristo, se ne vanno automaticamente? No, lo so che qui c'è un discorso molto complesso e per questo magari mi hanno anche attaccato diversi pastori perché dicono che se tu hai lo Spirito Santo, se hai Cristo, i demoni non possono stare dentro di te. Questo richiederebbe una sola serata per la spiegazione, ma voglio spiegarvi quello che è successo, mi interessa di più quello che è successo a questo giovane che sperimentò queste cose. Fu avvicinato da satanisti, lui era tossicodipendente al tempo, lo invitarono e disse: vieni con noi, ti offriamo tutta la roba che vuoi, gratis, puoi scegliere cocaina, ero,
puoi scegliere tutto quello, pasticche, di tutto quello che ti pare. E fu così, andò con dei suoi amici, andavano, si rifornivano, ogni settimana andavano e sceglievano quantità veramente elevate di droga. Questi diventarono così lì, diventarono pure loro dei satanisti, dice, tanto questi ci continuano a fornire gratis, perché no? Andiamo pure dai satanisti, questi ci forniscono di roba gratis, non dobbiamo neanche rubare, non dobbiamo neanche fare altro, quindi... Però incominciarono con le consacrazioni. E disse, ci fu una consacrazione dove il sacerdote satanista ci fece bere il suo sangue in un rituale dove noi ci consacravamo a Satana. E un rituale dopo l'altro si arrivò a un rituale speciale, dove si ritrovarono di fronte all'altare, a un altare, dove c'era legata una ragazza diciottenne, vergine, nuda, e dice il satanista, erano in 11 per questa consacrazione, gli dà il coltello in mano a ciascuno, dice adesso dovete offrire a Satana questa ragazza. Lui, questo coltello in mano, e gli altri si guardavano, dice, cioè, lui ha pensato, dice, io sarò un tossico, ho perso nella droga, ma non sono un assassino. Prende il coltello, lo butta per terra e gli altri tutti insieme buttano per terra il coltello. Nessuno di loro accettò, andarono via insieme, meno male che erano in 11, perché se erano solo due o tre avrebbero preso loro e avrebbero sacrificato loro. Lui denunciò la cosa, come anonimo, alla polizia. Andarono, fecero una retata, ma ormai tutto era sparito. Questo nelle colline torinesi. Il satanismo, credetemi, non è morto. È veramente attivo e stanno crescendo, sta crescendo il satanismo, quello cosiddetto acido, quello incontrollabile, quello dei giovani. C'è un satanismo razionalista dove vengono denunciati allo Stato, diciamo alla polizia, i membri, chi sono, dove sono. Poi c'è un satanismo selvaggio che è formato da gruppi di giovani che incominciano con la festa di Halloween, incominciano magari per scherzo con la festa di Halloween, che è una festa satanista, perché viene celebrato il capodanno di Satana, ok? Quindi tutte le madri e i genitori che si guardino bene da mandare i loro figli in questi luoghi. Le bestie di Satana, avrete sentito parlare di questo, quel gruppo di giovani vicino all'aeroporto della Malpensa, Somma Lombardo, che hanno ucciso i loro stessi amici, li hanno sacrificati al diavolo, hanno iniziato la loro carriera di assassini nelle feste di Halloween, hanno iniziato lì, ok? Quindi questo per dire quanto è veramente una festa riprovevole da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista cristiano. Un cristiano che manda dei genitori che mandano i loro figli a una festa del genere, stanno esponendo i loro figli a un pericolo tremendo, ok? Quindi questo satanista venne, questo ragazzo, scusate, che era 12 anni che aveva lasciato il satanismo, perché da quella volta si era avvicinato alla fede, una zia era credente, si convertì in una chiesa, cambiò due o tre chiese evangeliche, ma nessun pastore pregò per lui e lui stava male, dice, io per 12 anni, dice, io credo in Gesù, ho ricevuto lo Spirito Santo, eccetera, ma sto male, puoi far qualcosa per me? Ok. Affrontiamo il problema, chiede perdono a Dio, rinuncia a ogni spirito che lui aveva ricevuto durante le consacrazioni, perché Satana che cos'è che fa? Fa, vi ho detto che è una scimmia, è la scimmia di Dio. Quando noi ci consacriamo a Cristo, ci convertiamo, cosa succede? Veniamo purificati dai nostri peccati, veniamo immersi nelle acque battesimali, riceviamo lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è il sigillo della nostra consacrazione a Cristo. Abbiamo dato la nostra vita a Lui e il sigillo che siamo perdonati è lo Spirito Santo. La stessa cosa fa Satana. Con quelli che si consacrano a Lui, Lui dona uno spirito che non è santo, uno spirito che influenzerà la vita di questa persona e che gli darà dei poteri. Ok? Quando venne da lì, iniziamo a pregare, lui incominciò a stare male naturalmente. A un certo punto sentì nel mio spirito di fare una cosa che non faccio con tutti, ma soltanto quando lo Spirito Santo mi guida a farla. Cioè, avevo dell'olio
che ho benedetto nel nome del Signore Gesù. Io credo nella potenza della benedizione. È troppo lungo spiegarvi tutto, ma gli ho detto: ok, bevi questo nel nome di Gesù, bevi. Lui, che schifo! Insomma, poi alla fine ho detto: manda giù, non ti preoccupare. Nel nome di Gesù ho cacciato via questi spiriti. E lui, abbiamo smesso di pregare, gli ho detto: senti, adesso ci vediamo la prossima volta, vediamo a che punto stai. Ma lui non era ancora libero in quel momento. Passano alcuni giorni, vado lì a Torino dove ci trovavamo e iniziai a pregare per lui, per verificare a che punto stava. E stava bene, era libero. Lui mi raccontò e disse: quando mi hai dato quell'olio, io da quel momento in poi, per 3 giorni, ho sentito in bocca il sangue di quel satanista, quel sangue che avevo bevuto durante la consacrazione. È stata una cosa, ha detto, schifosa, l'ho sentito per 3 giorni, poi più niente. Lo Spirito Santo ha operato attraverso quell'olio, lui è il vero olio, intendiamoci, lo Spirito Santo è il vero, e attraverso quel fluido è entrato dentro e ha purificato dappertutto dove è passato. Lo Spirito Santo ha agito attraverso quell'olio, l'ho fatto già in alcuni casi, e lo Spirito Santo veramente ha operato, ma lo faccio solo quando sento, non è che lo faccio così con tutti. Ho verificato, era completamente libero ed era contento, finalmente, dice: cavoli, dopo 12 anni di sofferenza, di tormento, ora sono libero. Stava bene. E quindi grazie veramente al Signore. Divinazione, cartomanzia, quindi non praticherete alcun genere di divinazione, di magia. Chiromanzia, oniromanzia, astrologia, rabdomanzia, radioestesia, il pendolino, l'uso del pendolino, radioestesia, cristallomanzia, cioè predire il futuro attraverso i cristalli, la caffeomanzia, attraverso i fondi del caffè, la necromanzia, attraverso l'invocazione dei morti, la chiaroveggenza, la capacità di vedere luoghi lontani. Insomma, ci sono almeno 250 modi per predire, divinare il futuro. Il più classico è la lettura della mano, la lettura delle carte. Ok? Questo è qualche cosa che è condannato da Dio, è qualche cosa che dobbiamo completamente lasciare. Lo spiritismo, un'altra pratica che è andata in voga attraverso un massone che si chiamava Allan Kardec nel 1800, e la scrittura dice riguardo, Isaia 8:19: se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla Torah, alla testimonianza? Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato. Quando avrà fame si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio, volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso la terra, ed ecco, non vedrà che difficoltà, tenebre, oscurità, piena d'angoscia, sarà sospinto in mezzo a fitte tenebre. Questa è la condizione in cui si trovano quelli che praticano le arti occulte, in modo particolare lo spiritismo. Io ne so qualcosa. Ne so qualcosa perché veramente ero affranto, stavo malissimo quando praticavo lo spiritismo, ma non riuscivo a fare il collegamento tra quelle cose che facevo con il piattino, con il bicchierino e la mia condizione interiore. Quindi io cercavo Dio, ma lo cercavo male. Io cercavo addirittura di comunicare con Dio attraverso lo spiritismo. E invece vedevo delle risposte, dice: chi sei? Sono Satana. Beh, che è Satana? Io sto cercando Dio e risponde Satana. E qualche volta dice: sono un demone, però altre volte diceva che erano spiriti di defunti. In realtà, credetemi, non c'è neanche uno spirito di defunto che possa partecipare a questi sette spiriti, perché i defunti sono o con il Signore se lo hanno servito in vita, o sono in quel luogo di attesa che si chiama Sheol, dove attendono il giudizio, dove attendono la risurrezione e quindi il giudizio. Quindi è presto detto, se si manifesta il vecchio zio Annibale o Asdrubale o come ti pare, o come si chiama tuo zio,
non è il tuo zio, non era il tuo zio, anche se ti rivela delle cose che solo tuo zio poteva conoscere. Perché ci sono a volte delle rivelazioni, dice, vai a vedere nel cassettino, troverai in quel cassetto, dice, vai a vedere, cavoli, ma c'è davvero? Allora lo spirito veramente era dello zio Asdrubale, dello zio Annibale, che ne so, mi vengono questi nomi qua. Annibale e Asdrubale erano quelli che sono venuti con gli elefanti, vabbè. Comunque, angoscia, disperazione, irritazione, depressione costante, inclinazioni suicide, incubi, paura, queste sono le reazioni di chi pratica lo spiritismo. Io ho incontrato persone che avevano queste caratteristiche. Conobbi un ragazzo, il quale stava in una città che si chiama Borgosesia, il quale mi arrivò, era depresso. Mi raccontò della sua depressione e gli dissi, senti, da quant'è che sei depresso? Da 20 anni. Ah, poi continua a raccontare, mi dice, sai, pratico lo spiritismo. Ah, ho capito, pratichi lo spiritismo. Gli ho detto, guarda che è davanti a Dio un peccato ed è rischioso, ci sono i demoni, eccetera. Da quanto pratichi lo spiritismo? Da 20 anni. Ah, ma non ci hai mai pensato, no? Tu sei depresso da 20 anni e pratichi da 20 anni lo spiritismo. Ah, non ci avevo mai pensato. Chiedi perdono a Dio, infatti lui chiese perdono, pregai, cacciai via questo spirito di depressione, questo spirito legato allo spiritismo, eccetera, e guarì, tornò, era completamente trasformato. Sapete una cosa? C'era un personaggio che sicuramente qualcuno di voi ricorderà, soprattutto quelli che hanno magari qualche capello grigio in più. Si chiamava Alighiero Noschese, un grande imitatore, era diciamo il precursore di Sabani, no? Era uno molto in gamba. E lui, sapete, era uno spiritista e diceva di aver ricevuto le capacità di imitare le persone che imitava durante una seduta spiritica. Uno spirito gli aveva detto, quando tu ti appresterai a imitare qualcuno, io ti aiuterò, verrò dentro di te e ti aiuterò a modificare le tue corde vocali e a imitare la voce nel miglior modo possibile. L'ha fatto e è diventato un grandissimo imitatore. Peccato che poi cadde in una profonda depressione, profondissima, e si suicidò, si sparò in bocca. Finì la vita di Alighiero Noschese. Il suicidio è spesso accompagna le persone che praticano lo spiritismo. Spesso le persone che fanno da medium si suicidano. Perché? Perché a un certo punto gli spiriti che sono entrati dentro di loro non se ne vanno più. Perché all'inizio ti dicono, fammi entrare così io parlerò attraverso di te, eccetera, eccetera. Poi alla fine non se ne vanno e il demone rimane dentro. E queste persone disperate, dalla sofferenza, dal tormento che hanno, decidono di farla finita. Capite? Questo è quello che accade. Il Goethe di Faust, il Faust di Goethe, dice, il grande Goethe, il tedesco, in un'opera che si chiama Faust, fa dire a Faust, dei demoni che evocai io non riesco a disfarmene. Lui era coinvolto tra l'altro nell'occulto, questo Goethe, e probabilmente fa dire a Faust quello che lui viveva, non riusciva a disfarsi di questi spiriti che lui evocava. C'è stata una situazione in cui è venuto un ragazzo di 31 anni e mi ha raccontato che i suoi genitori, mentre lui aveva 11 anni, perché mi disse è da 20 anni che io ho un problema, mi disse, sai, praticavano lo spiritismo, ero siciliano, dice, sono entrato una volta in casa e loro erano tutti lì che praticavano, improvvisamente mi è venuto come, ho sentito come uno spillone che si è piantato nella mia testa, ho sentito un dolore acutissimo, da quel giorno io soffro di mal di testa, come se avessi questo un ago dentro, piantato dentro, e non mi va mai via. Allora gli parlai, evangelizzai, pregai per lui, e disse, nel nome di Gesù
spirito immondo di spiritismo che in qualche modo aveva colpito questo ragazzo. Ti ordino, lascia questo giovane. Ho fatto come il gesto di estrarre. Lui mi ha detto, è andato via. Per la prima volta, dopo 20 anni, da quando avevo 11 anni, diciate, non c'è più. Finita lì la storia. Accadono delle cose strane quando tu ti muovi nel soprannaturale. Gesù ha fatto delle cose strane, non ha guarito tutti allo stesso modo. A qualcuno ha messo della saliva sulla lingua e li ha guariti dal mutismo. A qualcuno gli ha messo del fango negli occhi e gli ha detto adesso vai a lavarti nella piscina di Siloe, no? Poi ha guarito un ammalato da 38 anni nella piscina di Betesda e ha guarito solo lui e tutti gli altri sono rimasti malati, solo lui. Quindi è stato selettivo, ha fatto quello che il padre gli diceva di fare, perché lui non faceva mai nulla se non era guidato dal padre. Questo dobbiamo uscire dagli schemi. Se io vado a dire in qualche chiesa che uso l'olio ogni tanto per fare certe cose, tu sei un cattolico allora, perché credi in tutte queste pratiche strane che fanno. Ma guarda che quando tu benedici qualcosa, quello che tu hai benedetto nel nome di Gesù non è più la stessa cosa di prima. Io ho visto degli indemoniati, ho fatto una prova. C'era una donna indemoniata che aveva sete. E ho detto, adesso voglio vedere cosa succede. Vado a prenderti l'acqua. Ho detto, nel nome di Gesù, benedico quest'acqua. Ho detto solo questo, sia benedetta. Spirito Santo, impregna quest'acqua della tua presenza. Gli ho dato un bicchiere d'acqua. Lei è convinta, è andata giù. Che acqua mi hai dato? Oh, gli abbiamo dato poi dell'acqua normale. Quella non gli ha fatto niente, cioè proprio l'ha bevuta tranquillamente, ma quello che viene benedetto è veramente benedetto. Non ragionate troppo, lo so che viene da benedetto, come l'acqua benedetta, allora la chiesa quando vanno là è benedetta. Beh, vi dirò che c'è un principio di verità in questo. Quando, vi ricordate quell'episodio nella scrittura, quando il profeta Eliseo muore, dice si ammalò della malattia che lo condusse alla morte, quindi si ammalò, morì, era il suo tempo, aveva finito di esercitare il suo ministero e morì perché era, Dio aveva stabilito quel tempo. Un anno dopo c'era un funerale e c'erano dei briganti che stavano arrivando. Quelli che stavano portando il morto, e dovevano portarlo non a seppellire nelle tombe come noi abbiamo per terra, ma nella caverna dove avevano posto Eliseo, lì funzionava così. Dice, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Nella prima tomba che era possibile, dove era possibile appoggiarlo. E questo qua, nato con la camicia, perché questo di uno nato con la camicia trattasi, viene rovesciato sulle ossa del profeta Eliseo. Sapete tutti quello che è successo. Quest'uomo è risuscitato. Perché è risuscitato? Allora, Eliseo morì della malattia che lo aveva colpito. Un anno dopo, qualcuno viene depositato sulle sue ossa e lui risuscita. Perché sulle ossa di Eliseo? Se andava a finire sulle ossa dello zio di Eliseo o di qualche altro parente di Eliseo, quello non rimaneva, non risuscitava, rimaneva morto, ma è caduto sulle ossa di Eliseo. L'unzione di Dio impregnava Eliseo e l'unzione di Dio è rimasta in quelle ossa. L'unzione di Dio non era sufficiente per guarire Eliseo, perché Dio aveva decretato che era il tempo che andasse a ricevere la ricompensa, ma ha risuscitato quell'uomo. La potenza dell'unzione impregnava quelle ossa. La stessa potenza che impregnava Paolo, l'apostolo Paolo,
sul quale c'è scritto avevano messo dei grembiuli, dei fazzoletti, e quando le persone andavano, prendevano questi grembiuli e fazzoletti, li prendevano e li mettevano su chi? Sugli ammalati e sugli indemoniati. Non c'era una preghiera che veniva fatta, veniva solo preso quell'oggetto, no? Quel fazzoletto, cioè, e lo mettevano sull'indemoniato. E semplicemente l'unzione che impregnava quegli oggetti portava liberazione e guarigione. Persone venivano guarite in un modo straordinario. Dice, avvenivano miracoli straordinari. E poi descrive questo. Questo è un miracolo fuori dell'ordinario. Poi ci sono i miracoli ordinari. I miracoli ordinari sono quelli dove tu preghi e una persona che era ammalata gravemente, magari aveva una gamba più corta o addirittura gli mancava una gamba, e ok, beh, quello era già straordinario. Comunque una guarigione avveniva. Quella era straordinaria perché, ma com'è possibile? Neanche c'è stata fatta una preghiera, soltanto l'oggetto appoggiato. Quindi io preferisco veramente, ci sono, dice, mondo cattolico, fanno questo, le reliquie. Io non sto dicendo che dobbiamo credere nelle reliquie, però c'è un principio che se vissuto nell'equilibrio è reale, funziona. Quando tu benedici un oggetto, quell'oggetto è benedetto. E se tu lo metti su una persona, nella volontà di Dio, chiaramente, e se la potenza di Dio è veramente nella tua vita, quella persona può essere guarita, come con Paolo. Non è successo solo con Paolo, è successo con altri uomini di Dio nel corso degli anni e del tempo. Quindi, wow, ho sforato ma di brutto questa sera. Aspettate che finisco, domani poi andiamo a parlare di altre cose, c'è talmente tanto. Qui abbiamo toccato solo l'aspetto legato all'occulto, l'abbiamo sfiorato. Voglio dire, tutti quelli che ci seguono possono, se vogliono, ordinare questi libri che trattano in maniera approfondita questi temi che ho trattato in questi giorni e anche questa sera, e quindi se volete potete telefonare al numero che vedete scorrere in queste serate e potete ordinarli. Tocco solo velocissimamente la pranoterapia e il Reiki. Sapete che cos'è il Reiki? L'energia Reiki? Allora, oggi va di moda la New Age, e la New Age è, diciamo, estremamente legata a questo discorso di energie. Tutto l'Oriente si basa sulle energie che guariscono, le energie che ti possono portare a una soluzione dei tuoi problemi fisici, mentali, psicologici. Ogni malattia per loro è determinato da un calo di questa energia che loro chiamano in vari modi. I giapponesi lo chiamano Reiki, l'energia universale, il Ki. Gli induisti lo chiamano Prana, da cui deriva la pranoterapia. Ok? Sia il Prana che l'energia del Reiki sono energie, secondo loro, curative, terapeutiche. Quindi ti insegnano come fare uso di questo prana, di questo Reiki. Il problema è semplice, perché non c'è un'energia che compenetra tutte le cose, l'universo, come viene detto, una fantomatica energia. Loro ti dicono, tu devi incanalare questa energia in 7 punti del tuo corpo, i chakra, le ruote, no? Questi punti che corrispondono a delle ghiandole endocrine, questi punti vengono attivati, cioè questo Reiki, questa energia, viene a riempire queste ruotine, come le chiamano loro, no? Tu diventi un catalizzatore di questa energia e poi succede che tu riesci a riequilibrare l'energia dentro di te, quindi ti autoguarisci. E poi puoi anche trasmettere agli altri questa energia, ma per questo ti fanno fare i corsi. Ci sono 3 livelli di Reiki. 2, un livello iniziatico dove ti aprono i chakra, dove tu hai potere sulla tua energia e
guari, quindi puoi autoguarirti e poi puoi mandare l'energia, cioè mandarla, imponi le mani e la trasmetti alle persone vicino a te per guarirle. Secondo livello devi visualizzare degli ideogrammi giapponesi. Praticamente tu entri in contatto con il mondo, un mondo spirituale, che è un mondo di demoni, e tu mandi questa energia a distanza, puoi guarire a distanza le persone. Se tu visualizzi l'ideogramma specifico e poi pensi alla persona, invii questa energia. In realtà sono dei demoni che lo fanno per te. Quindi questo è il senso. Il terzo livello è il master, cioè tu diventi quello che apre i chakra, quello che insegna, quello che diventa poi il top, no? E io sto cercando di fare un discorso breve proprio per non complicarvi troppo la vita, ma credetemi, queste cose sono all'ordine del giorno per migliaia e migliaia di persone e riempiono riunioni di reiki, preti, suore, che non sanno quello che fanno, ok? E cosa succede con il reiki? Che ti invitano a fare queste cose qua. Io ho avuto alcuni contatti con delle persone che sono venute da me. Viene una donna qualche anno fa con tutta la famiglia, con tutto il figlio, e mi dice, io sono una praticante di Reiki, e da anni faccio queste pratiche, sono attiva, perché ci sono quelli che ricevono l'iniziazione e poi non fanno niente. Lei invece era proprio attiva. Faccio tutte queste eccetera eccetera, insomma tutto bello, la terapia è molto bello, importante eccetera, però ho un problema. E qual è il problema? Il problema era che lei era depressa, continuamente depressa. Io l'ho ascoltato e ho detto, scusa, ma tu mi hai detto che il Reiki è l'energia che ti guarisce, è la soluzione di tutti i mali, da quello che me l'hai, come me l'hai descritta. Dice, sai, non capisco perché non riesco proprio con il Reiki ad allontanare questo malessere interiore, questa depressione in cui cado praticamente sempre, sono sempre lì e non riesco proprio. Ho detto, guarda, se vuoi io ho la risposta. Lei mi guarda e dice, davvero? Sì, la risposta si chiama Gesù. Gesù? Sì. Ho detto, e la risposta al tuo problema, perché gli ho detto, tu hai un problema di un demone. Un demone che si chiama Reiki, mi guarda con gli occhi sbarrati, come? Ma io non c'entrano niente i demoni con i Reiki, ho detto, come se c'entrano? E, insomma, alla fine l'ho convinta, gli ho detto, guarda, vuoi andare a casa libera dalla depressione o vuoi tenerti a depressione? No, gli ho detto, io voglio, la condizione è che tu rinunci al Reiki e chieda perdono a Dio per averlo praticato e rinunci allo spirito del Reiki. Insomma, con un po' di sforzo l'ha fatto, gli ho fatto ripetere queste cose, poi ho detto, adesso prego io. Metto la mano sulla testa e ho detto, nel nome di Gesù ti ordino, spirito del Reiki, lasciala! Questa è crollata per terra, il marito, il figlio che la guardavano per terra, questa che per terra che si stringeva il petto, mi fa male lo stomaco. Mi diceva, che cos'è? Gli ho detto, è il demone del Reiki. Mandalo via. Ho detto, nel nome di Gesù. Via da lei! In un istante è andato via, sto bene. Ok, adesso hai capito che era il demone del Reiki. Questa mi guardava, scioccata, il marito pure. Ho detto, bene, adesso devi cominciare un cammino di fede. Io non l'ho più vista, non è più venuta. Però lei sapeva, da quel momento in poi lei sapeva che quell'energia, tra virgolette, che lei riceveva o aveva ricevuto, era un'energia, ma era un demone. Quando sentite parlare di energia, di questi chakra che vengono aperti, no, per ricevere questa energia, statene lontani, avvertite i vostri amici, le persone che conoscete, diteli di non andare in questi posti. Ci sono state altre liberazioni di persone che praticavano questa roba e grazie a Dio il Signore è intervenuto e li ha liberati. La pranoterapia, e qui mi fermo perché poi mi tirerete le pietre, mi arriveranno le pietre anche dalla telecamera della gente che... No, onestamente spero di aver contribuito a farvi capire i pericoli, alcuni pericoli. Magari domani sera continuerò a parlare di alcune porte che sono importanti, che ho solo sfiorato, ma finisco con la pranoterapia e poi facciamo una preghiera per quelli che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo.
la pranoterapia. La pranoterapia è interessante perché anche questa è un'energia. È la stessa energia del Reiki, ok? È la stessa, non è, cambia solo il nome, perché da una parte in Giappone si chiama Reiki, in India si chiama Prana. Allora, dovete sapere che la pranoterapia è nata in seno allo yoga. Lo yoga che non è semplicemente la pratica per respirare meglio e le posizioni per stare meglio in salute fisicamente. Lo yoga è più pericoloso di quanto pensate. Ci sono vari tipi di yoga e tutti sono incentrati su che cosa? Io devo ottenere la rivelazione del Dio che è in me, cioè io devo realizzare che sono Dio. Io sono una parte di Dio, questo è l'induismo puro. Io devo realizzare che sono Dio e devo cercare quell'esperienza che viene chiamata il Samadhi, il Nirvana, la realizzazione dove io ho la rivelazione che io sono parte di Dio. Quando ho quella rivelazione, cosa succede? Non mi reincarno più, perché è tutto collegato alla reincarnazione. Tu devi vivere molte vite dentro molti corpi, perché la tua anima deve evolversi, perché la tua anima ha bisogno di essere purificata, si autopurifica. Quello che hai fatto di male in un'esistenza passata, il tuo karma, lo paghi in questa vita. Quindi devi purificarti dal tuo karma finché non sei libero dalla ruota delle reincarnazioni e a quel punto lì hai la rivelazione, sai di essere Dio, una parte di Dio, e quando tu morirai ti vai a fondere Dio impersonale formato da miliardi di persone. Quindi il Dio dello yoga, il Dio dell'induismo, è un Dio impersonale, formato da te, più lui, più me, più tu, miliardi di persone. È come una goccia d'acqua che si getta nell'oceano. Questo oceano è Dio, ma un Dio non Padre, Figlio e Spirito Santo, non è un Dio personale, è un Dio impersonale, formato da uno più uno più uno più uno, creature di Dio, ok? Quindi noi formiamo Dio, questo. E quindi in questo contesto è nato la pranoterapia, che è una pratica magica letteralmente, così come lo è quella del Reiki, per ottenere la guarigione dei malati attraverso l'imposizione delle mani, cioè questo passaggio di questo cosiddetto fluido energia, chiamata prana. Questo prana inizialmente veniva trasmesso del vento chiamato Vayu nell'induismo. I seguaci del dio Vayu ricevevano il dono della pranoterapia, della capacità cioè di avere questa energia per guarire gli ammalati. Vi lascio immaginare da questa energia da chi arriva. Ok? Vi devo dire che ho pregato spesso per persone malate, scusate, per persone che erano coinvolte con la pranoterapia, i quali avevano pregato per molti malati, pregato, messo le mani. E in alcuni casi non è successo assolutamente nulla, in altri casi la persona ha reagito e diceva: no, io ho ricevuto il dono della pranoterapia durante una seduta spiritica. Succede anche questo. E quindi gli ho spiegato, ho detto: scusami, ma questo dono non viene da Dio. Ma chi lo dice? Ho detto: guarda, nelle sute spiritiche si manifestano dei demoni, tu hai ricevuto dei doni demoniaci, perché questo dono della pranoterapia è demoniaco, anche se ti hanno detto qualcos'altro, quindi rinuncia a questo. Cioè, no, ma io guadagno, io vivo con questo. Ho detto: tu guadagni, ma quello che perderai dopo sarà la tua vita, l'eternità. Tu fai un po' il conto e vedrai che forse non ti conviene. Non mi hanno ascoltato. È arrivata una donna un giorno, carismatica cattolica, bravissima donna, questa, una bella famiglia, anche 7-8 figli, una donna a casa, famiglia, chiesa, no? E viene durante una riunione, si prega per lei, questa cade per terra. Succede spesso che preghiamo per le persone, ma non che avesse
ha avuto manifestazioni demoniache, non è che si è agitata, ha gridato, niente, è caduta per terra. E lì ho incominciato a sperimentare quello che è il dono del discernimento degli spiriti. Non c'era nessun segno che facesse capire che aveva degli spiriti, ma io dentro di me percepivo che c'era qualcosa che andava. Mi avvicino e ho detto a questa donna, tra l'altro una donna sui 60 anni, nel nome di Gesù Cristo, spirito immondo, esci da lei. Questa apre gli occhi, aveva due occhi pieni di sangue, infuocati, mi guardava e ha cercato con una mano artigliata di prendermi e mentre io le ordinavo appunto di uscire a questo spirito, lei strisciava come un serpente sulla schiena, ha fatto diversi metri. L'abbiamo presa, l'abbiamo portata da una parte e gli ho fatto delle domande. Il demone le impediva di parlare. Allora le ho detto, rispondimi con gli occhi, ti faccio delle domande. Hai fatto magia, spiritismo, faccio tutto l'elenco, non delle cose. No, mi faceva il segno di no. Ho detto, sei andata hai fatto pranoterapia? E lei mi fa il segno di sì. Ho detto, quante volte? Una. Cioè, non era andata tantissimo. Io avevo pregato per altri che erano andati a fare pranoterapia, ma non avevano nessun problema demoniaco. Lei era andata una volta sola, e si era beccata un demone. Quindi gli ho detto, ok, collabora anche se non puoi parlare di te, veramente adesso a questo punto, chiedi perdono a Dio per aver fatto questo, rinuncia a questo spirito. Quindi abbiamo iniziato poi a pregare, ho pregato per lei, ho cacciato nel nome di Gesù, dopo un po' era libera, e il Signore poi l'ha battezzata anche nello Spirito Santo. Quindi veramente è stata una cosa stupenda. E quindi adesso voglio fermarmi qua perché veramente sto esagerando. Ma c'è tanto da dire, abbiamo poco tempo, per cui vi ringrazio se siete riusciti a resistere anche voi telespettatori e se siete stati edificati, lo spero. Forse dicendo alcune cose avete riflettuto su alcune problematiche. Ora voglio che chiediate al Signore di perdonarvi da quei peccati. Prima vi chiedo una cosa, sedetevi nel divano, non state in piedi, sedetevi perché voglio pregare, so che può succedere, si prega anche a distanza e se qualcuno di voi ha problemi di demoni in questo momento potreste cadere e io non voglio che cadiate per terra o che battiate la testa da qualche parte, state seduti e voglio che preghiamo insieme adesso, voglio aiutarvi a fare delle rinunce specifiche verso quei peccati di cui abbiamo parlato questa sera. Se hai praticato magia, se sei andato da maghi, maghi neri, maghi bianchi, hai fatto qualsiasi genere di magia, di divinazione, ti sei fatto leggere le mani, le carte, se sei andato da pranoterapeuti, hai fatto reiki, io questa sera ti invito a chiedere perdono. E in questo momento non solo chiedi perdono, ma di Signore, riguardo a ciascuno di quelle cose che hai fatto, di Signore io rinuncio adesso allo spirito della magia, allo spirito dello spiritismo, rinuncio allo spirito della divinazione. Se non riesci a dire queste cose ad alta voce, vorrei che tu le dicessi ad alta voce, se non riesci a dirle c'è un problema, se non riesci a dirle forse è meglio che telefoni al numero che hai visto in scorrere in questi giorni e anche adesso, e forse se sei vicino al paese di Polla potresti organizzare di venire e chiedere una consulenza e possiamo pregare direttamente su di te. In ogni caso rinuncio a ogni spirito di magia, di spiritismo, di divinazione, rinuncio a ogni spirito di pranoterapia, rinuncio a ogni spirito di Reiki, rinuncio a ogni spirito legato ai guaritori di paese, a ogni spirito di magia bianca, a ogni spirito di magia nera, nel nome di Gesù. Signore, purificami con il tuo sangue. Io rigetto Satana dalla mia vita, rigetto ogni demone immondo, che siano distrutte le opere delle tenebre nella mia vita. E se sei stato, pensi di essere stato maleficiato, se hai delle prove concrete,
di con me, nel nome di Gesù, io rinuncio adesso, io rompo adesso ogni maleficio che è stato fatto contro di me, che è stato fatto contro la mia famiglia, io spezzo ogni maleficio, ogni maledizione, io rompo ogni fattura nel nome di Gesù. Signore, consegno la mia vita nelle tue mani. Voglio che tu sia il Signore, il Salvatore della mia vita. Voglio veramente iniziare un nuovo cammino. Signore, donami veramente il ravvedimento, la vera fede, affinché io possa seguirti. Signore, io voglio rinascere a nuova vita. Voglio credere che tu sei il Salvatore della mia vita. Signore, voglio ricevere il tuo Santo Spirito. Voglio ricevere il tocco della tua grazia questa sera. Liberami, Signore, guariscimi, salvami, invoca il Signore, perché è il Signore della tua salvezza. È colui che ti porterà salvezza, guarigione, è colui che ti libererà dal potere di Satana, perché Gesù è venuto per distruggere tutte le opere di Satana nella tua vita e lo sta facendo anche questa sera. Apri il tuo cuore al Signore, invita il Signore della gloria, invitalo e arrenditi a Lui e poi inizia un cammino di fede. Al più presto unisciti a una comunità. Se non sai dove andare, telefona e chiedi aiuto affinché possiamo indicarti una soluzione, dove poter andare, dove poter frequentare. Se hai bisogno di liberazione perché si sono manifestati i demoni in questo momento mentre pregavi e non sei stato liberato, bene, vuol dire che hai bisogno di fare un cammino più profondo. Vieni per una consulenza. Noi siamo qui, io sono qui fino a giovedì e quindi tutta la giornata di giovedì saremo qui. Prendi appuntamento, non aspettare. Se devi fare dei chilometri, falli, perché è più importante liberarti al più presto da questo problema. Il Signore provvederà anche i soldi per il tuo viaggio. Se sei distante, chiedi al Signore che ti aiuti, ma fai tutto il necessario per andare a Gesù, per andare a essere guariti da Gesù, a essere liberati. E al tempo di Gesù facevano centinaia di chilometri, attraversavano veramente le nazioni, la Siria e le nazioni vicine per andare dove c'era Gesù. Io non sono Gesù, ma Gesù Cristo è qui e opera anche attraverso di me. Quindi voglio che la benedizione di Dio, la benedizione di Cristo possa veramente toccarti. Quando verrai, sono certo che il Signore ti libererà. Quindi, se non è avvenuta la liberazione questa sera, ti prego, fatti vivo, chiama, telefona e noi possiamo aiutarti. Fai uno sforzo, cerca di venire giovedì, prendi appuntamento, perché credo che il Signore è pronto a trasformare la tua vita, è pronto a liberarti, è pronto a rivelarsi a te. È qualcosa di grande, di meraviglioso, ti capiterà veramente al più presto se metterai la tua vita nelle sue mani. Abbi pietà, chiedi al Signore di avere pietà di te, chiedi al Signore di farti vedere tutti i tuoi peccati, riconoscili, confessali, chiedi perdono a Lui affinché il sangue dell'agnello di Dio possa purificarti da ogni peccato. Spirito Santo, scendi in questo momento, tocca con la tua grazia, ti prego convinci di peccato, ti prego rivelati Signore, ti prego guarisci, libera. Coloro anche che sono ammalati fisicamente, coloro che proprio non ce la possono fare a muoversi da lì, nel nome di Gesù Cristo. Signore, parlo contro le malattie, Signore, quelli che sono bloccati, Signore, su una sedia a rotelle in questo momento, quelli che sono ammalati di cancro. Nel nome di Gesù voglio maledire il cancro che ti ha colpito. Voglio maledire anche ogni spirito demoniaco che è stato mandato contro di te per colpirti di malattie, di infermità. Nel nome di Gesù Cristo, che tu sia guarito, che il tuo cuore sia guarito, che nel nome di Gesù la tua schiena sia guarita in questo momento, che la tua testa sia guarita in questo momento, il tuo fegato sia guarito in questo momento, nel nome di Yeshua, di Gesù il Signore. Nel nome di Gesù, che il cancro che ti ha colpito all'intestino sia distrutto in questo momento, totalmente distrutto, che la tua vita sia una lode alla gloria del Signore, un miracolo vivente. Spirito Santo, tocca in questo momento coloro che soffrono, che hanno il cancro ai polmoni, nel nome di Gesù, toccali in questo momento, il polmone sinistro in particolare, nel nome di Gesù, che lo Spirito Santo intervenga e ti guarisca in questo momento. Spirito di Dio opera
Spirito di Dio opera negli occhi, negli occhi di quella sorella che non riesce quasi più a vedere, nel nome di Gesù. Guarigione negli occhi di quella sorella, nel nome di Gesù. Guarita, sia guarita adesso, per la potenza del nome prezioso di Gesù. Spirito Santo, intervieni in questo momento. Ti prego, opera potentemente. Signore, opera anche nelle allergie, nelle semplici allergie, nel nome di Gesù. Guarigione nelle tue allergie, nelle tue allergie anche nella tua incompatibilità con certi cibi, le tue intolleranze, nel nome di Gesù. Ricevi guarigione, che la potenza dello Spirito Santo tocchi il tuo corpo, tocchi il tuo intestino, tocchi tutto il tuo essere e tu sia guarito nel nome di Gesù. Padre, opera in questo momento. Signore, guarisci anche gli ammalati di distrofia muscolare. In questo momento, Spirito Santo, guarigione, proclamo guarigione. Tu sei il Signore del tempo e dello spazio e in questo momento chi sta guardando, Signore, è ammalato con queste malattie, sia guarito adesso, Signore. Nel nome di Gesù il Signore, Spirito di Dio, opera potentemente. Nel nome di Yeshua il Signore, la tua grazia scenda, Signore. La tua grazia scenda, Signore. Padre onnipotente e santo, abbi pietà di tutti gli ammalati, Signore, di quelli che credono già in te, ma anche di quelli che non ti conoscono ancora. Mostra, Signore, la tua fedeltà. Mostrati che sei un Dio potente, che non sei cambiato, sei lo stesso ieri, oggi, in eterno. Sei lo stesso Dio che salva, che guarisce, che libera, come 2000 anni fa. Tocca, Spirito Santo. Tocca, Signore. Tocca, Spirito di Dio. Tocca coloro che sono, Signore, per problemi all'esofago, Signore, alla gola, nel nome di Gesù, guarigione. Nel nome di Gesù. Guarisci anche dal cancro alla gola, nel nome di Gesù Cristo. Signore, opera, opera Spirito Santo, opera Spirito Santo. Signore, tocca le valvole del cuore di qualcuno, la valvola mitrale in particolare, nel nome di Gesù Cristo. Una nuova valvola mitrale, Signore, nel nome di Gesù, ricreala in questo momento. Spirito di Dio, opera. Io ci credo, Signore, che stai operando. Sei il più grande dei chirurghi, Signore, dell'universo intero. Tocca, Signore, anche coloro che hanno, Signore, qualche problema a livello cerebrale, Signore. Tocca coloro che sono stati colpiti da ischemie e che sono bloccati, Signore. Signore, come tanti anni fa, quando hai guarito quella donna, quando ho pregato, Signore, ti chiedo di guarire adesso quella donna, Signore, che ha subito un'ischemia e che non riesce a muovere il braccio destro, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, che sia guarita. Toccala con la potenza del tuo spirito, la potenza del nome di Gesù che guarisce e che libera. Signore, tocca, guarisci lo Spirito Santo. Porta Gesù, il guaritore, porta il Cristo vivente, nel nome prezioso di Gesù. Siano benedette le famiglie, le persone che stanno seguendo questo programma, che hanno avuto la pazienza di stare fino alla fine, Signore. Ti prego di benedire e di premiare la loro resistenza, la loro pazienza, la loro fede. Signore, in un modo speciale intervieni per ciascuno di loro. Vogliamo vedere, Signore, i miracoli, sentire dalla loro voce che tu hai compiuto dei miracoli meravigliosi, potenti. Signore, grazie. Grazie Padre, ti prego ancora per chi ha problemi di discopatia, Signore. Sì, Signore, nelle vertebre cervicali, Signore, e quelli che hanno nelle vertebre lombari, nel nome di Gesù. Tocca e rimetti a posto i dischi, Signore, nel nome di Gesù, che siano guariti. Spirito Santo, opera. Opera, Signore. Opera, Signore. Opera anche per quella donna che da quando, Signore, ha avuto la gravidanza, Signore, e ha partorito un figlio, Signore, da quando ha avuto un problema costante, Signore, un problema costante nelle sue ovaie, nell'apparato genitale, Signore, nel nome di Gesù, che sia guarita, Signore, che sia guarita. Spirito Santo di Dio, tocca con la tua potenza e tocca anche quella persona, Signore, che ha problemi
di Signore di tipo sessuale, Signore, che ha problemi, Signore, nei suoi genitali, Signore, che ti sta chiedendo, Signore, di guarire, di intervenire nella sua vita, di ristabilire, Signore, la sua capacità, Signore, la sua capacità di generare figli, Signore. Ti chiedo, intervieni, dai vita, Signore, a quel fratello che ha un problema proprio nello sperma, Signore, che non può produrre, Signore, non può avere figli, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, proclamo vita, vita, Signore, in quegli spermatozoi. Nel nome di Gesù, vita, guarigione. Signore, ci credo perché Tu sei un Dio potente, un Dio che crea la vita dove non c'è più vita. Nel nome di Gesù, Signore, opera come hai operato in Abramo, Signore, quando hai ristabilito la sua capacità procreativa, Signore, e quando ha concepito Isacco, e quando ha concepito gli altri sei figli da Chetura, Signore, e hai mantenuto la sua capacità procreativa. Signore, nel nome di Gesù, che questa persona possa procreare, Signore, senza, Signore, inseminazioni, senza altre cose, Signore, mostragli che sei capace di dare dei figli, Signore, anche a coloro che sono sterili, Signore, e incapaci di procreare, nel nome di Gesù. A te la gloria, l'onore e la potenza. Amen. Che la grazia del Signore sia su di te, che il Signore ti benedica. Ci rivediamo domani, credo alle 10:30, se non ritarderemo. E continueremo a parlare, questa volta parlerò delle maledizioni, quindi di quello che succede con le maledizioni, di come uscirne, e domani sera continueremo a parlare delle cause della demonizzazione e anche di come dobbiamo fare per risolvere questi problemi. La grazia di Dio sia su di te e sulla tua famiglia. Tante benedizioni a tutti voi. La pace del Signore a tutti voi.